Sentite, allora eh, puntualmente eh, diamo inizio a questo incontro il cui tema è tra i più importanti e più attuali in questo momento: che è il problema della decarbonizzazione del settore dei trasporti. Che notoriamente, non sto io ad entrare nel, in dettaglio in questo tema perché sarà proprio l'oggetto. Di questo convegno avranno un impatto significativo sull'intera filiera e quando dico intera filiera intendo da un lato quel settore auto e dall'altro settore raffinazione, più in generale downstream petrolifero. Io devo innanzitutto eh, ringraziare a nome dell'Associazione due consiglieri di amministrazione del, eh, dell'AIE. Perché hanno validamente promosso e, e contribuito a realizzare questo convegno che sono Marina Barbanti e Andrea Zaghi, che sono qui presenti. No, veramente, ed è molto interessante perché io questo lo considero, il, lo considero come una prova del ruolo che un'associazione come quella degli economisti dell'energia deve avere, cioè di suscitare un confronto al proprio interno, ma poi arrivare a costituire degli, delle iniziative e dei programmi in cui c'è la compartecipazione di diverse voci, di diversi aspetti dello stesso problema. Perché poi questo è lo scopo principale che dovrebbe raggiungere, e ha raggiunto molte volte in passato eh, questa associazione, cioè fare cultura dell'energia. E fare cultura dell'energia è dare le informazioni corrette e dare voce autorevole a tutti i punti di vista che sulle tematiche dell'energia. Si hanno. Quindi questa è la funzione, ma non come scontro, ma come confronto e poi maturazione, se possibile, di posizioni condivise. Tra l'altro, e l'altra funzione che deve avere e ha avuto e continua a avere questa associazione, è quella per quanto possibile anche anticipare sia con documenti, con documenti scritti, sia con position paper, sia con dibattiti, eventi e situazioni che stanno maturando e ancora non sono state approfondite. Cito un esempio che io considero il più significativo da questo punto di vista. Oggi tutti si riempiono la bocca, scusate il termine, di sicurezza energetica. Ormai tutti dicono acqua ah, esterica. È... Abbiamo trascurato troppo a lungo, non vi sto a ripetere la tiritera che ci sta tormentando giustamente anche da molto tempo. Allora io voglio ricordare, e, 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 e ne approfitto per ricordare ai presenti, che il prossimo mese avremo il settimo simposio sulla sicurezza energetica. Quindi se andiamo indietro nel tempo... Quando è stato fatto il primo simposio sulla sicurezza energetica, sicurezza energetica era considerata comunemente, eh, dico, anche nel mondo stesso dell'energia, da troppe persone come così. un problema, non dico risolto, ma in larga misura ridotto di importanza perché si era trovata tutta una serie di equilibri, di rapporti internazionali che sembravano escludere no? come... Punto centrale, nodo centrale, la sicurezza. Ora, aver anticipato, e devo dire con successo, perché tutti questi incontri internazionali hanno visto partecipazioni estremamente qualificate e dibattiti estremamente interessanti, aver anticipato per tempo eh, questa tematica ha fatto anche maturare una serie di riflessioni su questo tema. E quindi, ne approfitto per ricordarvi che mese prossimo. Che sarà in remoto, per ancora, credo, penso che sia l'ultimo anno che sarà in remoto, ci sarà questo problema Quindi li voglio limitare qui per non portare via molto tempo e voglio dare subito con piacere la parola al professor eh, Boffa, professor Federico Boffa, che è dell'Università di Bolzano. Ci parlerà, introdurrà il tema con un'indicazione che già è indicativa di come è stato concepito e come è stato orientato questo convegno, cioè la mobilità di oggi e di domani, però attenzione, tra realtà e percezione, perché in realtà molte volte no. cioè, la percezione tende a prevalere sulla realtà, quindi io con molto piacere do la parola a Federico. Per la sua relazione io ringrazio moltissimo. Eh, Zorzoli dell'invito, l'AIE la eh, per, eh, per questa bella opportunità. Eh, il tema, allora, forse non so se le slide partano OK, perfetto. Eh, sì, mi... benissimo. Uh, io mi sono un economista, um, sono al, all'Università di Bolzano e al Collegio Carlo Alberto di Torino, quindi triangolo volentieri su Roma, passando tra, tra Torino e Bolzano e facendo un'incursione a, a sud. Um, oggi um, parlerò dei trend uh, della, legati alla, alla mobilità, uh, appunto parlando di relazione fra mobilità uh, uh, fra Realtà e percezione e in particolare eh, cercherò di organizzare la, questa introduzione su tre, eh, su tre assi. Eh, inizierò parlando delle possibili traiettorie di sviluppo della mobilità in futuro, parlando di eh, tre trend che mi sembra siano eh, i principali: eh, automazione, flotte e elettrificazione. Poi parlerò della, degli impatti dal punto di vista della congestione, dal punto di vista del prezzo dell'energia e dal punto di vista delle filiere e poi eh, finirò col, col discutere brevemente delle politiche. In realtà eh, per quanto riguarda molti di questi punti ci sono ovviamente più punti interrogativi che risposte e d'altronde questo temo sia il ruolo dell'economista, no? alla fine eh, sviluppare domande a cui talvolta è difficile dare una risposta. Um, il, uh, per quanto riguarda il, il trend dell'automazione dell è un trend che ormai è sotto gli occhi di tutti ed è, è sta avendo un impatto fortissimo sulla mobilità uh, l'intelligenza artificiale i sistemi di gps i sistemi di uh, gli stessi smartphone stanno cambiando uh, il, il nostro rapporto con la, con la mobilità e in particolare uh, per quanto riguarda la mobilità urbana stanno cambiando eh, il mercato automobilistico proprio dal punto di vista della sua, della sua struttura e anche l'organizzazione del traffico, con degli impatti che sono mh, certamente destinati ad essere ehm, forse altrettanto dirompenti rispetto agli impatti dell'elettrificazione, che magari adesso sono più sotto gli occhi di tutti, ma che eh, comunque sia eh, anche per quanto riguarda l'automazione. Eh, diciamo ci potranno essere delle, eh, degli impatti eh, notevoli. Eh, la tecnologia che permette alle auto autonome, quindi alle auto senza guidatore di essere attiva potrebbe essere operativa già nel 2030-2040. Chiaramente dipende da che livello di automazione stiamo considerando, ma ci sono dei rapporti il più recente del 2022 di Litman Uh, è un famoso paper sulla, uh, come dire, rivoluzione dell'auto autonoma per gli Stati Uniti, Preparing a Nation for Autonomous Vehicles, di Fagnan e Kokelman del 2015, che dicono che sostanzialmente questa tecnologia potrebbe appunto arrivare fra il 2030 e il 2040. Uh, ma già prima stiamo avendo, stiamo uh, assistendo a degli esperimenti da cui possiamo già trarre delle indicazioni. Tornerò sul tema dell'automazione, però quali sono le sfide intanto per quanto riguarda l'automazione su cui eh, ritornerò dopo? Eh, in prima battuta c'è ovviamente una sfida di tipo tecnologico, cioè riuscire ad avere delle auto autonome che funzionano. Poi c'è un, una sfida un, un problema legale, un problema giuridico che ha a che vedere col tema assicurativo, cioè quando ci, la macchina non è guidata da una persona, ma è guidata da un software, di chi è la responsabilità? E questo che può sembrare un tema minore, in realtà può avere un grosso impatto e può anche rallentare eh, la, la diffusione delle, delle auto autonome. Eh, poi c'è un problema di natura morale, eh, cioè eh, in caso di rischi, per esempio, di, di incidenti potenzialmente mortali, come sceglie il software chi salvare? Sceglie chi è sulla macchina oppure sceglie il, magari chi sta per attraversare la strada? E viene salvato lui, e questi sono chiaramente dei dilemmi che, se c'è l'azione umana, se c'è la scelta umana vengono decisi dall'uomo in quel momento lì, ma se c'è un software che decide tutto cambia anche perché ci sono delle implicazioni morali che a quel punto lì vanno discusse, vanno approfondite e non sono facili, obiettivamente. E c'è una grossa letteratura eh, che ha, ha visto eh, forse per, per la prima volta unirsi filosofi, giuristi ed economisti che cerca di rispondere a questo problema. E poi c'è l'enorme problema eh, di accettabilità da parte dell'opinione pubblica, che è un problema che tornerà in, in, in tutto questo... In tutto questo in tutta questa eh, relazione introduttiva perché alla fine molti di questi trend la, la loro effettiva realizzazione dipende da quanto l'opinione pubblica ritiene accettabili eh, questi aspetti quindi le auto autonome sono accettabili sono accettate eh, questi sono, sono temi certamente importanti ovviamente il prezzo delle auto autonome sarà un'altra un sfida di cui torneremo a parlare dopo poi c'è il secondo trend che ehm, che vorrei introdurre, che è il trend della flottizzazione, cioè ehm, si, si ritiene che gli investimenti in auto private siano destinati a ridursi eh, perché? perché le auto di flotta eh, hanno un tasso di utilizzo più elevato e proprio in, eh, insieme all'automazione, insieme al fatto che non ci sarà più un guidatore a guidare un taxi, ma che l'auto si guiderà da sola, il loro costo tende a diminuire. Quindi lo svantaggio che adesso ha l'auto di flotta, che ci deve essere qualcuno che la, eh, che la guida, tenderà a scomparire e tutti i benefici dell'auto di flotta, che sono ulteriormente incrementati appunto dai GPS, dalle nuove tecnologie che consentono di trovarli facilmente e di muoverli facilmente anche nelle zone della città, in cui questi servono, continuano ad esserci, anzi sono destinati ad amplificarsi dal, dal fenomeno della, eh, dal, dallo sviluppo dell'intelligenza artificiale, dallo sviluppo dei GPS, dallo sviluppo eh, in generale delle, delle nuove tecnologie. Um, ci sono delle forti indicazioni in questo senso eh, di investimenti in quelli che si chiamano adesso robotaxi, cioè i taxi sostanzialmente operati da auto autonome. Tesla, Musk ha dichiarato che dal 2024 lui pensa di sospendere la vendita di auto ai privati ehm, per concentrarsi sulla vendita che secondo lui sarà comparativamente più profittevole di robotaxi, quindi al, la, la vendita a società di taxi oppure direttamente la gestione diretta da parte di Tesla eh, di, flotte, di flotte di taxi. E appunto Elon Musk fa molte dichiarazioni, però agisce anche molto, come, come sappiamo, quindi non è da escludere che eh, questa, eh, a questa dichiarazione seguono poi i fatti. E d'altronde eh, sentivo di recente un mio collega che è tornato da San Francisco che mi diceva che ci sono sette so eh, società che già stanno operando robotaxi di guida autonoma a San Francisco con, a diversi livelli di sperimentazione, alcune sono già ufficialmente approvate, Uh, per esempio la, la società Cruise, che è una controllata di General Motors, ha un servizio di robotaxi che è operativo nella notte, quando c'è uh, un traffico più leggero, e poi c'è la partnership fra Waymo, di, co collegata a Google e Lyft per robotaxi che è già operativa a Phoenix, presto sarà operativa anche a San Francisco e, e quindi ha uno sviluppo eh, che, che riguarderà altre città negli Stati Uniti che sembra impetuoso, per non parlare di tutto lo sviluppo di robotaxi in Cina, Baidu e diverse, diverse altre società che eh, in qualche modo stanno anche lì rivoluzionando il traffico urbano. Uh, ci sono degli ostacoli potenzialmente uh, a livello politico, anche in questo caso all'espansione delle, delle flotte a favore delle auto autonome, delle sfide che questo processo di flottizzazione uh, deve affrontare. Una di queste uh, è appunto uh, l'accettabilità, come al solito, l'accettabilità da parte del pubblico. Tuttavia sembra che, in, in, per quanto riguarda le auto autonome, ci siano dei trend che po possano favorire questa accettabilità. Per esempio, il fatto che non si trovano più guidatori di camion, camionisti in Europa e anche negli Stati Uniti in questo periodo potrebbe favorire l'idea che insomma, questi, eh, questa eh, flottizzazione eh, insieme alle auto autonome potrebbe essere un, un qualcosa di necessario e che in qualche modo soddisfa un'effettiva esigenza che si viene a creare. Uh, chiaramente c'è un problema, che, che poi uh, rianalizzeremo, di assorbimento dei, dei, dei lavoratori, che è un problema importante perché anche qui i, i tassisti uh, rischiano di, di avere un problema. I camionisti, i tassisti, tutti quelli che fanno questa, questa attività di mestiere avranno un problema. Uh, eh. Bisognerà essere anche creativi da questo punto di vista, capire come, uh, come agire per evitare uh, l'amplificarsi di questi problemi. E qui avete delle, delle foto di, di possibili robotaxi. Eh, poi c'è il trend dell'elettrificazione. Eh, L'elettrificazione è molto collegata eh, all auto, alle auto autonome e alle flotte perché è eh, particolarmente efficiente eh, in associazione con le auto autonome, è più semplice per le riparazioni e più. Eh, ragionevole avere un'auto autonoma se elettrica perché sostanzialmente le componenti sono più adatte a una situazione in cui non c'è un pilota. Eh, L'elettrificazione sta scontando un forte dibattito sull'analisi sull di life cycle delle, delle emissioni che sono eh, legate all'auto al, all elettrica, in particolare alla comparazione fra eh, auto elettrica e motori tradizionali. C'è uno studio uh, um, su Nature Communication della, uh, di una serie di studiosi, in particolare dall'Università di Yale, che mostrano come la, uh, le ci, ci sia un effetto positivo dell'elettrificazione dell sulla riduzione delle emissioni, ovvero le emissioni si riducano con l'elettrificazione. È ovvio però che eh, la, quanto, di quanto effettivamente si riducano dipende poi da come l'elettricità che viene usata per uh, alimentare le auto elettriche, viene prodotta. Um, ci sono altri problemi aperti che in parte cercheremo di, 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 di vedere nel, uh, nel seguito. Il primo è l'adeguatezza della rete elettrica, che può essere un problema e può diventare un costo. Il secondo uh, è il prezzo delle, delle auto elettriche, in particolare l'accettabilità della transizione da parte dell'opinione pubblica. E in questo caso possibilmente influenzata da questo prezzo, perché se costano troppo le persone possono non solo non comprarla, ma anche in qualche modo opporsi alle politiche che eh, la favoriscono e quindi di fatto eh, dare al, al, al decisore politico un'indicazione che va in una direzione opposta rispetto alla transizione, quindi bisogna trovare il modo di risolvere anche questo problema. E poi ci sono delle implicazioni di politica industriale che sono sostanzialmente di, di due tipi. Il primo tipo è ehm, che cosa succede a chi viene spiazzato, alle filiere e alle industrie, alle imprese che vengono spiazzate dalla, da questa elettrificazione perché erano operanti in un settore che, eh, quale quello del motore tradizionale, che eh, appunto era diverso e non completamente compatibile, non completamente complementare rispetto al motore elettrico, quindi c'è qualcuno che non ce la farà, che cosa fare? E poi anche eh, l'idea di cercare di essere presenti nelle nuove filiere come sistema industriale nazionale che credo sia tornata di grande attualità. Dieci anni fa non si parlava di questo perché eravamo in un tempo di, di globalizzazione, ne parlava qualcuno, ma sembrava che eh, l'outsourcing, l'offshoring potesse eh, risolvere i problemi. Adesso con tutte le nuove sfide geopolitiche c'è anche un tema di sicurezza legato al fatto di essere presenti in queste filiere. Quindi non è soltanto più un tema economico, che è pure è molto importante, di riuscire a trarre valore aggiunto. In un, in un settore nel, nel quale abbiamo, nel quale si tende inevitabilmente a. Eh, che tende inevitabilmente a diventare più protagonista nei prossimi anni, ma anche proprio un problema di eh, avere a, a disposizione le tecnologie che consentono a questo settore di, di operare in modo efficiente. Uh, vediamo ora rapidamente gli impatti di, di questi tre trend su una serie di variabili. Um, particolarmente influenzate da questi trend. La prima è la, la congestione. Eh, questi tre trend eh, ha, hanno un impatto notevole sulla congestione nelle, nelle città e in generale nel trasporto urbano, che è un qualcosa che noi spesso tendiamo a sottovalutare, perché il costo di congestione è un costo opportunità, non è un costo diretto. Il costo di congestione è sostanzialmente il valore del tempo che noi perdiamo eh, nello stare in coda. Uh, non essendo un costo diretto come spesso accade sfugge come elemento importante perché non lo si vede nei, nei conti economici no? eppure il costo opportunità uh, l'economia ci dice vale esattamente quanto il costo diretto anche se non lo si vede nei conti, nei conti economici e ci sono delle stime uh, una delle quali è, del, uh, è un aggiornamento della stima di Schrank, Lomax e Eisele dell'ultimo aggiornamento, mi pare sia del 2021, che mostra che i costi di congestione misurati chiaramente sulla base di tecniche statistiche all'avanguardia negli Stati Uniti ammontano a più di 100 miliardi all'anno, che è una cifra molto grossa, è una cifra eh, di poco inferiore al, eh, al cioè, 6 o 7% del prodotto interno lordo statunitense, quindi si tratta di Valori estremamente, eh, estremamente significativi. C'è una grossa. Eh, questa cifra deriva dal fatto che, primo, la congestione è, è un problema, secondo, che le, i diversi individui hanno una forte eterogeneità nella disutilità che deriva loro dalla congestione. Che riflette una, una forte differenza fra le persone nel valore del tempo e dell'affidabilità. Cioè, c'è qualcuno per cui stare in coda un po' di più conta relativamente poco, ce ne sono altri per cui stare in coda un po' di più conta moltissimo e magari conta moltissimo per il sistema economico, perché questi non fanno delle cose che avrebbero generato un valore economico significativo. La differenza nel valore del tempo fra il 25 e il 75 percentile di persone misurate sulla base, ordinate sulla base del loro valore del tempo. Rappresenta circa la metà del valore mediano di questo valore del tempo. Quindi sostanzialmente abbiamo la mediana a 21 dollari all'ora secondo le stime americane, e eh, il range fra il, il 25esimo e il 75esimo percentile, che ammonta a circa 10 dollari per ora. Quindi è tanto il costo, è, è tanto il valore del tempo, ma è anche tanta la diversità fra le diverse persone a proposito proprio di questo valore del tempo. Ora, la, tutti questi trend, l'automazione, le flotte e l'elettrificazione ad essa connesse, non, non è detto che annullino eh, i costi di congestione, potrebbero ridurli, però, tramite un utilizzo più razionale delle infrastrutture, grazie a software e GPS, tramite il fatto che i viaggiatori trascorrono in modo più produttivo il loro tempo in macchina. Quindi a parità di tempo trascorso in macchina, la disutilità del della congestione è minore perché io posso fare altro e potrebbe anche esserci un effetto legato a un aumento della domanda di mobilità indotta dal fatto che siccome l'offerta di mobilità eh, diventa più attrattiva perché io posso fare altro mentre sono in macchina, c'è anche un effetto di maggiore quantità domandata di trasporto che però ha, ha l'ulteriore effetto negativo di aumentare la congestione. Ora, un grosso impatto sulla congestione deriva proprio dalla gestione del, eh, dell'esternalità di congestione, che eh, è, è data dal fatto che quando i veicoli privati non sono organizzati in flotte, ehm, ogni individuo che si mette in coda, supponiamo che noi ci mettiamo in coda, teniamo conto del fatto che ci sia coda e quindi di questo effetto questo effetto lo consideriamo, ma non teniamo conto del fatto che se ci mettiamo in coda noi, quello che viene dopo di noi. Ci metterà più tempo anche per il fatto che noi siamo in coda. E questa dal punto di vista economico è l'esternalità di congestione. E in un, in, un, eh, in un lavoro che abbiamo fatto all'Università di Bolzano, insieme ai colleghi Alessandro Fedele e al collega Alberto Iozzi, che è all'Università di Tor Vergata, eh, abbiamo mostrato che l'organizzazione eh, in flotte dei veicoli autonomi può alleviare l'esternalità di congestione, ma in presenza di un disegno di mercato appropriato. Cioè noi facciamo vedere intanto che l'organizzazione in flotte, mitigando questa esternalità di congestione, sostanzialmente può fare qualcosa di molto efficiente, può ridurre il costo aggregato di congestione. Però facciamo anche vedere che, come spesso accade, questo dipende poi dai dettagli entro cui questa, questo fenomeno di flottizzazione è organizzato. Quindi, per esempio, per la variabile più evidente è il, la struttura di mercato, il potere di mercato, cioè un conto è se ci sarà una flotta o due flotte che gestiscono l'intero eh, mercato automobilistico, un conto è se ci sarà concorrenza fra flotte. E mostriamo che la concorrenza fra flotte, forse non è, non, a, a posteriori, non c'è da stupirsi, però, in realtà visto il mercato particolare. Eh, diciamo è un risultato credo non scontato. La concorrenza fra flotte permette di gestire molto meglio, di internalizzare molto meglio queste esternalità di congestione e quindi fa sì che questo percorso di flottizzazione sia eh, un qualcosa che genera più benefici per gli individui e alla fine più, più crescita economica. Quindi conta poi il dettaglio dell'organizzazione dell di mercato. ehm um, Ultimo, eh, ultimo tema, ultimo impatto di cui volevo parlare è l'impatto sui prezzi elettrici ehm, di questi tre trend. Ci saranno delle, delle forze che tenderanno presumibilmente a eh, provocare un aumento dei prezzi elettrici, e queste forze che dovrebbero tendere a, a provocare un aumento dei prezzi elettrici sono legate in primo luogo alla necessità di adeguare la rete le reti per far fronte alla, alla nuova localizzazione della domanda, che sarà eh, in parte diversa, anzi senz'altro diversa rispetto alla localizzazione della domanda prima del, del, dei, dei processi, in particolare in questo caso del processo di elettrificazione, ma ovviamente anche legato agli altri due di cui abbiamo parlato, e in secondo luogo ci sarà anche presumibilmente un aumento dei costi di generazione legato all'aumento della domanda, sappiamo che come in ogni mercato l'offerta elettrica aumenta, il prezzo dell'offerta, il prezzo offerto aumenta l'aumentare della quantità domandata eh, perché sostanzialmente entrano in azione eh, man mano che la quantità aumenta, impianti con un, di, di generazione con un costo marginale sempre maggiore, un aumento della domanda può generare, anzi genera a parità di altre condizioni un aumento dei prezzi. Eh, il punto è, ovviamente, eh, che cosa succederà quando questo processo di transizione sarà completato, perché questo aumento dei prezzi noi lo vediamo a generazione attuale, ma prima che il processo si completi abbiamo ancora eh, diciamo presumibilmente almeno una, una ventina d'anni, probabilmente al, una trentina, e eh, in questo tempo anche il parco di generazione può cambiare e quindi l'impatto sui prezzi dipenderà molto da come cambia questo parco di generazione. Uh, come cambia questo parco di generazione dipende a sua volta tantissimo dalle politiche, quindi poi come sempre molti di questi trend possono avere un impatto positivo o negativo sul benessere individuale a seconda delle, di come sono accompagnati, quindi a seconda delle, delle politiche pubbliche che, che li accompagnano e per questo le politiche pubbliche sono uh, fondamentali proprio perché questi trend di per sé non sono né positivi né negativi, o meglio, possiamo pensare che siano positivi, ma hanno un senso se fatti bene, com come tutto, se, se, realizzati se realizzati con una logica e con un accompagnamento politico, eh, con un accompagnamento di policy ragionevole. Uh, abbiamo un paper con um, uh, Bruno Baranek, che sta adesso ad Amazon, e Jacob Kassel, che sta a Princeton, che uh, analizza il pass-through nel mercato degli ETS, quindi nel mercato dei permessi ad inquinare, uh, e troviamo che sostanzialmente questo pass-through è diverso per le imprese con azionista pubblico e le imprese con azionista privato. E, uh, Facciamo vedere sostanzialmente che le imprese con azionista pubblico in Italia passano di meno il prezzo degli ETS ai consumatori, mentre le imprese private lo passano di più. Eh, questo è un, un aspetto, crediamo, importante perché alla fine ci dice che, eh, come queste politiche per esempio la politica ITS che ha un impatto sugli investimenti in generazione futuri, il quale impatto in investimenti in generazione futuri ha un impatto sul prezzo dell'elettricità e quindi sulla possibilità per il mercato elettrico di, come dire, accomodare l'entrata di, di una ampia quota di veicoli elettrici dipende poi da come disegniamo all'atto pratico molto concreto queste politiche, da come concepiamo le politiche di accompagnamento, quindi la politica di ETS, dei permessi, la politica di sostegno alle rinnovabili. Um, in realtà i prezzi, noi talvolta forse tendiamo a sopravvalutare la... Eh, la quota di, di domanda elettrica che ehm, viene a, 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 ad accumularsi per, per la, eh, lo sviluppo dell'auto elettrica, quindi sostanzialmente tendiamo a, eh, a pensare che la domanda elettrica magari raddoppi, triplichi eh, per, eh, in ragione dello, dello sviluppo dell'auto elettrica e delle esigenze di rifornimento delle auto elettriche. In realtà. Una, le diverse stime mostrano che sostanzialmente la quota di domanda elettrica sul totale di domanda di elettricità anche a eh, transizione elettrica completata e quindi anche a mobilità completamente elettrica non dovrebbe superare il 20-25% della quota totale di, eh, eh, di consumo di energia prodotta. Quindi al massimo un quinto, un quarto a dire molto dell'energia elettrica prodotta andrà a rifornire le auto elettriche, il resto sarà eh, destinato ad altri usi. Quindi sostanzialmente eh, la, il consumo di energia, la domanda di, di, di energia elettrica non dovrebbe aumentare eh, eh, di più del 25% rispetto alla domanda attuale a seguito dell'elettrificazione del settore dei trasporti. Uh, qual è l'impatto di questo sul, sul prezzo elettrico? Posto che uh, appunto, come vedevamo, dipende da tantissime variabili, ci sono diverse stime: uh, alcune stime dicono zero, perché sostanzialmente se ci saranno delle politiche ragionevoli i prezzi elettrici a transizione completata potrebbero non cambiare, altre stime dicono aumento nell'ordine del 5-10% a motivo. Della, uh, a motivo della transizione elettrica appunto il, come sempre il vero punto è che alla fine dipende dai dettagli le, le emissioni, i prezzi dipendono tantissimo dalle politiche di accompagnamento uh, impatto sulle filiere uh, c'è un impatto diretto sulla filiera dei motori tradizionali uh, che è legato all'elettrificazione e all'automazione all e questo impatto diretto ha sostanzialmente due componenti. C'è un impatto aggregato, che è l'impatto complessivo di sistema del fatto che si passa da un, un motore che ha bisogno sostanzialmente di più manutenzione a un motore che ha bisogno di meno manutenzione. E c'è uno studio fatto dall'Università di Duisburg e dalla European Climate Foundation che calcola in circa 30.000 posti di lavoro eh, eh, fra Germania, Francia, Italia, Spagna e Slovacchia persi. Per, a, a motivo di questa transizione verso un'attività che ha una minore, un minore, diciamo, una minore necessità di riparazione, una modalità di trasporto con minore necessità di interventi eh, di, di riparazione. Eh, però c'è un altro problema che appunto contribuisce forse in modo significativo all'accettabilità politica anche di, di questa transizione, che è l'impatto specifico. Cioè, quando succede un evento simile ci sono impatti complessivi, ma poi anche ci sono certe regioni, magari che ci guadagnano, perché riescono a inserirsi nel nuovo trend e ad essere operativi operative nel settore del, del diciamo nel, nel settore del, del, dell'elettrificazione e altre che invece non riescono a riconvertirsi e quindi perdono uh, le, le, delle loro posizioni tradizionalmente di vantaggio. E quindi il rischio è che noi eh, diciamo siamo in questa, seconda, eh, in questa seconda categoria, nei cosiddetti perdenti, eh, eh, nella, nel fenomeno di redistribuzione che c'è a seguito del passaggio dal motore tradizionale al motore elettrico e ci sono delle stime che dicono che eh, i posti di lavoro che potrebbero essere persi per l'Italia potrebbero essere anche più dei 30.000 stimati a livello complessivo per i cinque paesi, ma questo ovviamente dipende molto da noi. Uh, poi c'è un impatto indiretto sulle filiere energivore che potrebbe uh, manifestarsi a seguito dell'aumento dei prezzi elettrici e uh, chiaramente sia l'impatto diretto che l'impatto indiretto uh, richiedono di essere limitati e le politiche che uh, possono, uh, le politiche necessarie, sono politiche del lavoro, sono politiche di quello che si chiama reskilling, quindi il tentativo. Tentativo di riconvertire eh, gli addetti in queste filiere, facendo in modo che eh, acquisiscano delle competenze che permettano loro di essere attivi proficuamente nella nuova filiera e anche, diciamo, qualora o nelle zone in cui questo non fosse possibile, degli interventi place-based, degli interventi di politiche tradizionalmente regionali che eh, in qualche modo limitino l'impatto. Specifico a certi territori di questi fenomeni. Uh, questo sia per mitigare le conseguenze economiche negative, sia anche come, come sempre per evitare il rigetto delle politiche da parte dell'opinione pubblica. Um, ogni tanto, le, le politiche cuscinetto, le politiche, uh, il welfare che uh, assorbe in qualche modo gli shock è necessario, uh, quando erano stati introdotti gli ascensori a inizio Novecento negli Stati Uniti, in alcuni stati eh, era obbligatorio l'operatore dell'ascensore e questo faceva sì che i facchini, che rischiavano di perdere il lavoro perché l'ascensore portava sui bagagli e, e loro non sapevano più che cosa fare, hanno avuto un periodo di assestamento nel quale eh, in qualche modo sono riusciti a mantenere un'occupazione. Politica molto costosa a livello aggregato, però appunto alle volte bisogna essere creativi. D'altronde, eh, Jean-Claude Juncker... A questa famosa citazione, sappiamo tutti noi politici cosa dovremmo fare, ma quello che non sappiamo è come farci rieleggere dopo averlo fatto, e, e questo chiaramente dal punto di vista politico è importante. Ma a valle, siccome è importante per i politici che prendono le decisioni, diventa essenziale per capire il processo di, eh, di, che, che porta poi alle, alle politiche economiche. Quindi, concludendo, eh, serve una, credo, una visione integrata fra le diverse politiche, politica energetica, politica dei trasporti, politica industriale, politica del lavoro. È una, eh, una combinazione non semplice perché, per diversi motivi, fra cui anche la diversa responsabilità istituzionale eh, nei diversi settori. Alcuni settori sono di responsabilità dell'Unione Europea, Fit for 55. Uh, alcuni sono di responsabilità nazionale, altri sono di responsabilità regionale. Bisogna fare uno sforzo, ovviamente, per cercare di avere una visione integrata e di non avere politiche frastagliate, ciascuna uh, rivolta a risolvere un piccolo problema specifico, ma che magari ha un effetto boomerang su uh, tanti altri problemi uh, collegati. Quindi, insomma, bisogna valutare nel complesso l'effetto di ogni politica. Um, questo è necessario perché questa transizione avvenga al minor costo possibile. Um, è anche necessario, forse essenziale, valutare sempre a valle tutte le politiche economiche realizzate, quindi avere uh, un sistema uh, che consente una valutazione per quanto possibile tempestiva, immediata quasi, in real time, utilizzando tutti gli strumenti che L'intelligenza artificiale, i big data, tanto per usare parole spesso abusate ma in questo caso credo necessarie, ci mettono a disposizione per sapere quasi in tempo reale come stanno funzionando le politiche pubbliche e avere anche l'umiltà di aggiornarle, creando anche forse nell'opinione pubblica l'idea che cambiare politiche per la parte politica che le cambia non è un segno di sconfitta, ma è anche un segno di realismo, un segno anzi di abilità. Per certi versi, di rendersi conto che qualcosa non ha funzionato, ma che c'è la volontà di cambiare per, per il bene del, della politica stessa, insomma, per il bene del paese, volendo fare un po' di, un po di retorica, forse, ma in, in, diciamo per il bene del, dell'efficienza, eh, mettiamola così. Uh, dal punto di vista della politica per l'energia uh, è, è stato pensato: è stata pensata una riforma del sistema degli ETS. Uh, credo che questa riforma debba tener conto del, del possibile aumento dei prezzi elettrici legato alla transizione, dell'impatto di tali prezzi sulle filiere, quindi bisogna in qualche modo ripensare alla transizione ambientale tenendo conto appunto della, della big picture, del quadro completo, di modo da non fare una politica che sia wishful thinking, che, che poi non possa essere... Non possa essere realizzata. Magari si potrebbero prevedere alcune esenzioni temporanee per alcune categorie di imprese energivore, magari si potrebbe prevedere dal punto di vista di politica industriale delle aggregazioni, eh, come si diceva prima, a, 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 a fianco di grandi imprese per attutire, per attutire questi impatti. Quello che è necessario è che eh, il, il dogma di fare politiche uguali, uguali per tutti, ecco, non necessariamente credo in questa situazione di. Di, di transizione vada applicato, nel senso che se ogni tanto bisogna fare qualche politica discriminante che tratti diversamente diversi settori o diverse imprese, eh, diciamo dobbiamo un po' arrenderci al fatto, certo nessuno di noi, tutti noi credo idealmente siamo favorevoli a politiche orizzontali che trattino tutti nello stesso modo, però alle volte è necessario anche avere un intervento differenziato per tener conto delle differenze, degli impatti in, in, questo, in questo settore. Um, per quanto riguarda la politica dei trasporti, credo occorra rimodulare eh, gli incentivi alle auto elettriche in un'ottica integrata di sistema. Anche qui è eh, eh, quasi ovvio: va fatta una valutazione a valle degli effetti di tutte le politiche regionali, nazionali, transnazionali attualmente in essere e eh, va messo un po' d'ordine. Eh, una cosa che, eh, che su cui ci siamo anche concentrati come, come attività di ricerca e sulla politica dei trasporti è quella del congestion charge. Adesso si, si tende eh, in molti contesti urbani a mettere queste tasse di, di congestioni congestion charge. Ecco questo probabilmente è un errore, nel senso che il congestion charge, pensato come tradizionalmente era pensato per internalizzare le stranità di congestione, cioè per fare in modo che l'individuo, il guidatore singolo, tenesse conto dell'impatto che il suo guidare ha sugli altri consumatori, non è più. Il, il, il modo di intervenire in questi mercati e non lo sarà tanto più quando ci saranno le flotte, che eh, ci, sarà un, ci saranno grandi aggregazioni di, di autoveicoli in flotte, perché appunto il problema non è più questa esternalità di congestione, ma è un problema di tipo diverso. Quindi il, il, il congestion charge. Fatto come si sta pensando di fare in diversi paesi europei è una politica probabilmente anacronistica e anche in questo caso va ripensata. Va pensata una tassa non necessariamente di ammontare diverso, ma di, con caratteristiche proprio diverse per riflettere la situazione legata all'automazione, legata alla presenza di flotte. Um... Per quanto riguarda la politica industriale del lavoro, avevo già detto, politiche place based regionali per le filiere, maggiormente colpite dalla transizione, politica edu educativa del lavoro per agevolare la ricollocazione dei giovani operanti in filiere destinate ad essere danneggiate dalla transizione, ammortizzatori sociali, per coloro per i quali, per diverse ragioni, per esempio anagrafiche, il reskilling non è più possibile. Uh, inoltre, sono necessari uh, interventi probabilmente diretti per favorire l'ingresso del, del nostro paese nelle filiere coinvolte nella tecnologia a post transizione, quindi a transizione avvenuta, che è chiaramente una grossa sfida, ma che in questo momento di reshoring, in questo momento di ritorno di molte attività, uh, diciamo. A, a livello nazionale o a livello europeo, quindi in questo momento di, di, di stop, di battute d'arresto per ragioni geopolitiche al, al processo di globalizzazione come dire, mondiale, di mondializzazione, può anche essere un'opportunità. Per recuperare competenze all'interno del nostro sistema produttivo. Purtroppo, ovviamente, questo fenomeno di, di ritorno al, al, a, a grossi blocchi, non è un fenomeno che abbiamo cercato e non è un fenomeno in nessun modo efficiente dal punto di vista del, eh, della teoria economica de, dello scambio, però è un, è un processo è un fenomeno che abbiamo, che abbiamo di fronte e che chiaramente va gestito. Uh, ultima cosa, uh, per favorire la transizione è necessaria tantissima informazione al pubblico. Uh, la transizione va accompagnata da un'informazione insistente perché i cittadini capiscano i benefici e anche i limiti, se vogliamo, uh, di questa transizione e, e, e questo è un punto essenziale per assicurare per quanto possibile che questa transizione abbia un certo supporto, il più ampio possibile, da parte dell'opinione pubblica e in ultima analisi assicurare che questa transizione possa effettivamente avvenire. Grazie. Ecco, io ringrazio Federico Boffa per una relazione che voglio sottolineare l'aspetto peculiare che ha avuto e che io considero particolarmente interessante. C'è spesso quasi sempre la tendenza a Restringere in senso stretto il problema auto tradizionale, auto elettrica impatto. Invece, la relazione del professor Boffa ha inquadrato correttamente, a mio avviso, questo che è il nodo centrale, con tutta una serie di altri fattori in evoluzione, dall'auto dall autonomo, semi autonomo che dipenderà dalle cose. Dai problemi legati quindi lo sviluppo delle flotte versus l'uso come. Cioè, dato un panorama molto più completo, di cui io posso inviterò anche i relatori e quelli che intervengono nella tavola di tenere conto. Come non c'è spazio, inviterò a metà. In due, in due tornate perché altrimenti non, non riusciamo a starci. Io solo voglio fare di fronte a questa eh, tavola rotonda introdurre due do, una sola domanda per tutti. Va bene. Poi ciascuno è libero di eh, articolarsi e dire quello che vuole. La prima domanda è, visto che non abbiamo invitato... Abbiamo invitato persone competenti, ma scelte volutamente perché rappresentano importanti stakeholder del settore di cui stiamo esaminando. Quindi chiederei a tutti, alla luce anche delle relazione, soprattutto della relazione del professor Boffa, di rendere esplicite, formulare, indicare quali sono le policy, le strategie che no, gli interessi. Che che le singole associazioni rappresentano, pensano o già stanno o intendono uh, mettere in campo no? per far fronte a questa transizione. Questo mi sembra fondamentale. E mi permetto di chiudere questa brevissima introduzione ricordando che dobbiamo fare i conti con quattro date. La prima data è storica ma importante, è 2015 di senza il dieselgate probabilmente non ci sarebbe stata l'accelerazione che c'è stata in Europa, ma no? per quanto riguarda lo sviluppo dell'elettrificazione nel settore dei trasporti non è un segreto, se, 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 se lo è un segreto di porcinella. E in parallelo, in sinergia, la scelta del governo cinese, non per motivi climatici ma per motivi anti-inquinamento urbano, di forzare sulla mobilità elettrica. Questo è il combinato disposto che ha creato una situazione per cui oggi nel mondo, non sto parlando dell'Europa, si stima che da qui al 2030 tutte le case automobilistiche investiranno complessivamente 1,3 trilioni di dollari sul processo di elettrificazione. Questo è un dato da tenere Poi ci sono altre eh, tre date. La prima è quest'anno, no? con la decisione del Trilogo no? di concordare su una linea che è legata a due, alle due successive date, perché c'è una data al 2035 che prevede il phase-out delle auto alimentate a benzina e a gasolio, però prevede una tappa intermedia 2026 di valutazione no? dello stato dell'arte del 2026 che può, non deve, può modificare le decisioni del 2035. Direi che questo grosso modo è il quadro di riferimento che volevo limitarmi a indicare, quindi seguendo in ordine che c'è nel programma, io invito innanzitutto al tavolo Marina Barbanti di Unem, Andrea Zaghi di Elettricità Futura e Flavio Merigo di Assogas Metano. Prego. Io direi che tentativamente 10-15 minuti di intervento a testa, senza essere troppo fiscali, ecco, però come orientamento, modo di dare... Guarda che, parla che no? okay. ok? Allora, Marina, atleti, at, at, ma, madame Marinati, ride per me. Grazie. Eh, Perfetto, che conviene accendere lì? Eh? Io spengo qui. Allora, la relazione del professore è stata sicuramente molto, molto ampia, e molto complessa. Io devo dire che ci ha dato alcuni messaggi. Uno che eh, non si lavora su un solo strumento, su una sola direttrice, ma si lavora con degli strumenti paralleli. Ha parlato giustamente di automazione, ha parlato di congestione del traffico, ha parlato di, anche di cambio di abitudini in qualche modo, con la flottizzazione e di elettrificazione. Quindi, eh, se vogliamo raggiungere l'obiettivo, dobbiamo far concorrere quelli che sono più strumenti e tutti quelli che abbiamo disponibili nel modo migliore. Questo penso che sia diciamo, un po' un insegnamento di carattere generale. E per quanto riguarda eh, la nostra filiera, che è la filiera che giustamente il professore chiamava downstream petrolifero, anche se diciamo che oggi forse petrolifero è riduttivo, perché abbiamo alcune associate che non trattano più prodotti petroliferi, come sia Neste, che probabilmente conoscete tutti, e per quanto riguarda questa filiera, questa è una filiera che cerca di dare anche, anche noi un nostro strumento alla decarbonizzazione, cioè accanto a quello che è l'elettrificazione. L'elettrificazione forse sta oggi avendo la massima attenzione perché si tratta di una tecnologia nuova, che quindi, nel, nel campo del trasporto, e quindi richiede tutta una serie di attenzioni. Ma accanto a questa ci sono, diciamo, altre soluzioni, quale quella eh, del diciamo dei cosiddetti low-carbon fuel la proposta che infatti la filiera petrolifera cerca di portare avanti, lo strumento che porta avanti è quello di dire oggi, diciamo, noi come filiera che cosa rappresentiamo? Rappresentiamo la parte della raffinazione, quindi tutta la parte produttiva che oggi lavora sostanzialmente prodotti fossili, ma può produrre anche lavorare su prodotti rinnovabili, e cambiando il sistema produttivo, poi abbiamo un sistema di logistica e un sistema di distribuzione. Che basta che siano prodotti liquidi o gassosi, quella che all'origine non ha nessun tipo di importanza. Quindi questa è un po' l'attenzione che sta ponendo la filiera. La raffinazione. Lei giustamente diceva adesso si parla tanto di sicurezza energetica, ne parliamo tutti. Sì, questo è vero, però è anche vero che anche quest'anno, con la crisi ucraina, noi abbiamo aumentato il numero di paesi da cui importiamo il greggio, siamo passati da 23 a 27 e. Carburanti ci sono sempre stati, siamo sempre stati in qualche modo eh, garantiti anche a prezzi che non sono poi stati così alti come magari in altri paesi, anche europei, che hanno fatto scelte diverse sulla raffinazione. Quindi l'aspetto della sicurezza ha una sua importanza. L'altro aspetto che voglio vedere è, sono i numeri della filiera. Perché eh, quando diciamo, devo prevedere una trasformazione, devo dare un contributo, devo vedere da, da come parto. Io oggi ho una filiera con 13 raffinerie, di cui due bioraffinerie, che sono ubicate non in modo uniforme sul territorio, cioè sei sono nel mezzogiorno, tre sono in Sicilia, quindi i problemi che evidenziava il, il, il professore, anche dell'ubicazione dei siti industriali, non sono, diciamo, eh, l'impatto che può avere una, una, su alcune realtà vuol dire quasi dimezzare magari quella che è l'occupazione rispetto al fatto che magari sono distribuite in più regioni e eh, si tratta quindi di prodotti di, di un sistema con 22.000 impianti con oltre 100 depositi sopra i 3.000 metri cubi che oggi va a distribuire, eh, parliamo di circa 120 milioni di litri al giorno di benzina e di gasolio e di biocarburanti, sono 120 milioni circa 17 milioni di prodotti per l'aviazione, di litri di prodotti per l'aviazione e 10 per i prodotti di navigazione. Questa è la fotografia attuale, quindi è giusto che si lavori in qualche modo per, per modificare questa situazione attuale, ma bisogna capire da dove partiamo e dobbiamo muoverci verso una nuova realtà, continuando però a garantire che qualcuno ci continui a provvigionare di, 120, di qualcosa che equivale a 120 milioni di litri al giorno, perché altrimenti abbiamo visto adesso col gas che cosa succede a ritenere sorpassate delle tecnologie che invece ci fanno vivere e ci consentono di avere questo tenore industriale e di vita. Questa è un po' una componente. Sull'aspetto lavorativo, anche perché giustamente il professore ha parlato di reskilling, ha parlato di molte cose. Sull'aspetto lavorativo noi abbiamo circa 150.000 addetti, di cui una parte diretti e una parte indiretti. I diretti, nei diretti noi abbiamo una professionalità molto alta: il 44% è laureato. Quindi una percentuale elevata, considerando che abbiamo anche tanti impianti produttivi. Una, uh, il 99% è assunto a tempo indeterminato, quindi abbiamo un tipo di attività che richiede una forza lavoro continuativa, che sia formata, che sia professionale. Il 60% quasi ha un'età tra i 35 e i 55 anni. Quindi, per ancora per poco ci siamo dentro, ci sono dentro, però è, diciamo quindi, mentre soltanto il 15% ha sopra i 55 anni, quindi è una forza lavoro abbastanza matura. Questi sono elementi importanti quando dobbiamo andare a fare una valutazione del diciamo, reskilling delle persone. Poi diciamo, quello che è il contributo sulla bilancia commerciale, sul prelievo fiscale con quasi 40 miliardi di accise di IVA, questi diciamo, sono numeri più noti. Altro elemento che è importante è dire che abbiamo quasi 1.000 brevetti all'anno nuovi, quindi è un settore tecnologico. Ora, questo, tutto questo per dire che cosa? Per dire che eh, nella, nella ricerca della decarbonizzazione è giusto porre la massima attenzione allo sviluppo di altre tecnologie, di nuove tecnologie, quali quella elettrica, che ha tutta l'attenzione anche delle istituzioni, però, proprio per rendere la transizione, come diceva sempre il professore, condivisa, accettabile dal consumatore compresa dovremmo dargli più strumenti e qui la nostra, tra virgolette, ricetta è quella di questi low fuel, cioè prodotti che hanno un medesimo utilizzo ma che eh, sono in fase di produzione, lavoro, materie prime rinnovabili, quindi ho abbandonato la fase fossile, per cui nell'intero ciclo di vita sono andato, sono sostanzialmente neutrale dal punto di vista della CO2. Questi prodotti eh, in realtà, Vanno a soddisfare molte delle criticità che evidenzia il professore. Io l'avevo in qualche modo annotata cioè giustamente il professore diceva: La devo rendere, eh, la devo rendere sostanzialmente, devo avere un'adeguata de un rete. Parlava dell'elettrico: in realtà, io qua la rete infrastrutturale ce l'ho perché ho già un sistema di depositi e di prodotti e piuttosto che di impianti, poi giustamente gli parlava di implicazione delle politiche industriali, e qui in, in, la. Logicamente l'implicazione è diversa se devo cambiare i processi produttivi. Parlava anche di un discorso di costi, logicamente del costo del, del sistema, di quelli che possono essere i costi anche della, delle infrastrutture e anche in questo caso il sistema dei costi, logicamente tenendo conto che una buona parte delle infrastrutture ce l'ho, lo risolverebbe. Ora, eh, io no, non penso che esista una sola soluzione e che sia la soluzione migliore e che la soluzione di, di, diciamo, dell'elettrico di Andrea Zaghi sia peggiore o sia migliore della mia. Io penso che siano più opzioni e che tutte devono avere la stessa possibilità di avvalersi. Rispetto a questo quadro, chiaramente lei richiamava prima il trilogo, il regolamento della Commissione europea. Il regolamento della Commissione europea non aiuta. Cioè io, quando dicono no perché la normativa europea è, è disincentivante, no, non è che è disincentivante, è disabilitante. Cioè Non mi consente proprio. Non, non, mi, non, non mi consente neanche di competere, quindi eh, sono, sono un passaggio prima. Cioè, nel momento in cui fa una valutazione sul ciclo di vita del prodotto, non è questo il momento per discutere, in qualche modo mi esclude, non ho proprio possibilità di partecipare, tra virgolette, alla gara. Però, giustamente, lei mi richiamava pure, e questo mi consola. Il due passaggi il passaggio del 2026 per una valutazione complessiva, il passaggio del 2025, in cui la commissione dovrà effettuare il, eh, un lavoro sul ciclo di vita dei prodotti di un'analisi. E poi, anche, anche se è un considerando quindi sì, non ha un gran certo. valore, però ci aiuta. Un discorso legato alla, alla necessità di valutare all'interno della commissione proprio un discorso degli stakeholder e eh, con gli stakeholder di evidenziare quelle che possono essere le immatricolazioni dopo il 2035 di veicoli eh, a motore a combustione interno, però eh, con dei carburanti alimentati solo con carburanti carbon neutral. Allora, in questo quadro io mi, mi pongo un problema: ma eh, il settore, la filiera, come si deve trovare a investire? Cioè, qual è l'orizzonte? Cosa faccio? Come investo? Considerando che poi esistono altri segmenti del trasporto, il pesante, l'avio e il la marittimo, in cui, logicamente, i low carbon fuel hanno un loro spazio, anche per legge, tra perché sono previste delle percentuali minime fino al 2050 e di cui per il labio anche con specifici prodotti come, quali so, come sono gli FUEL. Quindi che cosa si trova? Si trova a decidere, a capire come si deve, come deve investire, come si deve trasformare e in che tempi. E qui torno secondo me a quello che ci manca, io oh, confido molto nel nuovo governo, qui ci manca un tavolo in cui uno, oh, un soggetto, dice mi devo trasformare, questo è l'obiettivo, l'obiettivo 2050 è questo, che cosa faccio? vado a cercare prima di tutto di andare a valorizzare quelle che sono le infrastrutture, le mie, quali sono i miei punti di forza. Quindi cerco di vedere quelle che sono le infrastrutture che ritengo strategiche, quelle che sono le mie competenze strategiche, infrastrutture ma anche tecnologie, le maturità su cui ho maturità. Cerco di lavorare su quelle e di valorizzarlo e non solo in campo energetico ma anche quelle connesse. Il mondo dell'auto è sicuramente connesso in modo, ma non solo, ma anche la chimica. Cioè oggi noi lavoriamo sulla carica petrolchimica, domani non potrà essere carica petrolchimica, sarà carica rinnovabile chimica quello che è, ma comunque esistono dei poli industriali in cui dobbiamo continuare a operare. Quindi una, un paese un governo che vuole avere un'accettabilità sociale, economica e industriale dovrebbe dire è mio, questi sono i miei punti di forza, queste sono le mie eccellenze fermo restando che sviluppo tutte le altre, perché è giusto svilupparle, perché devo averne di più, è sbagliato averne una sola, e poi è, per diverse esigenze di trasporto esistono diverse soluzioni ottimali, su cui sicuramente l'elettrico ha i suoi spazi, rispetto a questo io dovrei dire, quindi queste sono, quali sono, come le posso convertire, quali sono i tempi, perché devo avere una transizione che abbia una tempistica che vero che mi è data dalla Commissione europea, ma che mi consenta di trasformare le filiere, mi consenta di cambiare il mix energetico, perché se io lo cambiassi tutto, ma poi non ho la possibilità di produrre energia elettrica in modo rinnovabile, in realtà vado a dipendere ancora di più dal gas senza nulla togliere, quindi lo devo fare in modo organico. L'altra cosa dovrei cercare di dire, guarda, che già anche se rimanessero tutti uguali, i consumi si riducono si riducono perché c'è un'attenzione alla congestione, c'è un'attenzione all'utilizzo del mezzo proprio, si ridurranno questi consumi, quindi forse non tutti sono sufficienti, sono necessari. Cerchiamo di andare a vedere quelli che io posso riconvertire, quali sono le professionalità, con politiche del lavoro attive e passive. Proviamo a vedere quelli che invece probabilmente andranno tra virgolette a morire su questo fronte, avranno delle evoluzioni in altre tecnologie e quindi magari favorisco il riuso delle aree. Li riutilizzerò per fare altre attività su cui magari mancano spazio per quanto riguarda le che questi sono siti industriali. Quindi l'auspicio è di un governo che si segga e, e cerchi di individuare questi aspetti. E poi cosa faccia? Ci ho dei punti di forza. Cerchiamo di rafforzarli e di internazionalizzarli. Magari queste tecnologie possono andare anche in tutti i paesi tra virgolette, che del, del, dell'Africa o di altri paesi in via di sviluppo. Quindi questa è un po' diciamo, la foto di quello che secondo me io auspico che possa fare il governo italiano con un tavolo e parallelamente continuare a lavorare a livello comunitario cercando di dimostrare che diciamo, questi prodotti low carbon sono in grado di dare un contributo, che la metodologia applicata adesso... della senza l'LCA, ma soltanto lo scarico non glielo consente e non è corretta, cercare di consentire l'accesso ai finanziamenti di queste tecnologie che hanno comunque un valore aggiunto e che comunque già da oggi mi consentono di carbonizzare, sia lo Carbon Fuel sia il discorso del CCS, del CCU, cioè oggi sono le tecnologie che mi consentono di raggiungere gli obiettivi. E, e infine di partecipare attivamente proprio a quelle che sono... Le, eh, le iniziative che vengono assunte a livello europeo, come ad esempio l'alleanza adesso sul carbon fiore. Io spero di aver fatto un quadro senza aver occupato troppo tempo. Carina, eh, ti, ti ringrazio. Se mi consenti aggiungo un altro problema che tu non hai menzionato e che secondo me non è marginale. Cioè nel campo della raffinazione no. c'è anche il problema... Che il mix attuale non si modifica in modo coerente, cioè, qualunque degli scenari che, che, che si possono fare, si prende in esame, l'evoluzione della benzina, del gasolio, del jet fuel, non, non vanno omoteticamente insieme. Quindi bisogna adeguare un mix che in, per alcuni prodotti marcia più rapidamente al cambiamento, per altri marcia più, più lentamente. Que eu, ecco. Io sono un ignorante di raffinazione, ma questo problema io non sono ancora riuscito a capire come verrà elegantemente risolto. E che, che ci sarà, indipendentemente qual è, di quale sarà l'evoluzione effettiva. Scusa, io no, non no, poi, questo perché punto. Perché all'interno del diciamo, sistema di raffinazione, già oggi posso, attraverso i sistemi di co-feeding piuttosto che di co-processing, la stessa cosa, posso aumentare la carica, posso consentire una carica rinnovabile, ma lì poi ho un limite tecnico. Mm. Esatto. Dopodiché a quanto a questo dovrò poi realizzare quelli che sono gli impianti che invece producono solo, come può essere eh, prodotti alternativi, prodotti low carbon, come può essere oggi il Gela piuttosto che il eh, Marghera. E è vero che magari il JET eh, o piuttosto i prodotti SAF avranno una... una un elemento diverso, però il sistema di raffinazione e il nuovo sistema di bioraffinazione è molto più flessibile di quello e che uno pensa. Che Perché, se ci pensiamo, noi siamo un paese che prima era tutta benzina e il gasolio era solo un uso industriale, oggi le raffinerie si sono strutturate praticamente in cui la, il gasolio è il primo prodotto. Sono, diciamo, ci sono dei tempi, ma ci sono le modalità di assicurare una copertura della domanda in base all'evoluzione. Questo era un po' la risposta. Ecco. Non è una cosa chiaramente immediata, ma è in grado Grazie. di trasformarsi. Grazie. Ora allora, io ringrazio Marina, ed adesso la parola, è sempre in ordine del programma, ad Andrea Zaghi di Elettricità Futura. Grazie GB, grazie per essere stato coinvolto anche nell'organizzazione insieme a Marina di questo evento, che assolutamente ci permette di analizzare il settore dei trasporti, il tema della decarbonizzazione dei trasporti da tanti punti di vista. Io rappresento Elettricità Futura, che è l'associazione del settore elettrico nel nostro paese. Oltre il 70% dell'energia elettrica prodotta e consumata nel nostro paese proviene da aziende nostre associate. Quindi, questo, già da questo potete intuire quale sarà un po' la nostra uh, visione. Crediamo che, innanzitutto, faccio complimenti al professore, perché eh, ha è riuscito a dare veramente un quadro completo eh, non solo della dialettica autoelettrica versus uh, autocombustione versus altre. Eh, modalità ma eh, è riuscito a toccare tanti temi che riguarderanno, che accompagneranno la decarbonizzazione dei trasporti e accompagneranno quindi l'evoluzione del settore dei trasporti nel suo complesso nei prossimi anni. Sul tema della decarbonizzazione riteniamo però come associazione che sia giusto mh, prendere eh, decisioni con policy chiare, decise e, e in tempi rapidi e, quanto deciso nel trilogo, o nel recente trilogo che ha definito al 2035 eh, il termine per eh, la vendita di auto nuove eh, con un'emissione, quindi eh, l'obbligo a vendere auto nuove solo con emissione di CO2 pari a zero. A nostro avviso è una politica che risponde a questa esigenza. Come paese, come continente, dovremo riuscire a essere competitivi nel più breve tempo possibile rispetto a quello che sta succedendo fuori dall'Europa, Cina e Stati Uniti, Cina soprattutto. E quindi ricordandoci, come ricordava bene Marina, che ci sono tutta una serie anche di altri, altre modalità di trasporto, aerei, navale, che comunque avranno ancora... Una necessità di decarbonizzazione che non potrà, essere, non potrà essere soddisfatta, almeno negli anni che ci stiamo dando al 2035, dal settore elettrico, ma forse neanche dopo. Quindi, è bene che ci siano altre possibilità, che ci siano i biofuels, che ci siano. Uh, ulteriori strumenti per arrivare a ulteriori tecnologie per arrivare ad una decarbonizzazione dei trasporti quanto più compiuta possibile eh, anche nel, nel medio lungo periodo. Senza dimenticare che al 2035 ci saranno ancora parecchie auto autocombustione in circolazione che potranno sicuramente utilizzare i, i biofuels o, o dei carburanti sintetici che verranno prodotti, magari principalmente per altre filiere, ma anche per la filiera automotive. E, dal punto di vista quindi della nostra associazione, le auto elettriche avranno una possibilità di contribuire in modo decisivo innanzitutto ad una, uh, ad una riduzione delle emissioni non solo di CO2, ma anche di polveri sottili e di altre componenti inquinanti nelle aree urbane. E questo anche nel caso in cui non riuscissimo a fare progressi nella decarbonizzazione del settore elettrico sarebbe un beneficio che le nostre città avrebbero. Ma eh, e già oggi abbiamo rispetto alle auto elettriche, non lo diciamo noi, ma lo, dice, lo dicono stime RSE, un beneficio del 50% in termini di emissioni di CO2 per le auto elettriche versus le auto a benzina e del 30% sul diesel. Rispetto ai programmi che come paese, come continente ci stiamo dando nello sviluppo di ulteriori impianti di generazione elettrica da fonti rinnovabili, ecco che queste percentuali sono eh, destinate ad aumentare perché da un mix elettrico odierno che vede il termoelettrico a gas per circa il 50% della nostra produzione, un 10% suddiviso tra carbone e... Eh, waste to energy e eh, petrolio, una percentuale veramente eh, assolutamente minima e, e, e marginale, e un 40% invece da nuove fonti rinnovabili. Con il Fit for 55 e con il Repower EU, queste percentuali di rinnovabili sono destinate a crescere di molto nel nostro piano per il settore elettrico che abbiamo presentato alla nostra assemblea di giugno. Nello scorso giugno abbiamo, con l'avallo del Ministro Cingolani, che era presente e che assolutamente si è riconosciuto in quei numeri, proposto, previsto, che la percentuale di energia rinnovabile sul mix elettrico possa arrivare all'84% al 2030, con un fortissimo sviluppo di fotovoltaico ed eolico, accompagnato ovviamente poiché si tratta di fonti non perfettamente programmabili da impianti di accumulo, batterie elettrochimiche o nuovi pompaggi idroelettrici e poi attendere anche l'idrogeno come tecnologia per eh, la, a, la, lo storage stagionale. Tutto questo, per eh, un no della strada, potrebbe voler dire costi, tanti costi, chi, chi, chi li può oh, sostenere questi costi? Eh, la, la, la felice notizia degli ultimi anni, degli ultimi due o tre anni, è che la, la strategia per combattere l'emergenza uh, climatica è mai come ora uh, unita alla strategia anche per combattere il caro energia. Gli impianti a fonti rinnovabili hanno raggiunto, anche grazie alle politiche di incentivazione del passato, dei costi di, a megawattora prodotto e, e, e distribuito, assolutamente del tutto comparabili alla produzione degli impianti termoelettrici da gas prima di questa emergenza, quando il gas costava 20 euro a, a megawattora. Ora, con questi prezzi, Sava Sandir le energie rinnovabili sono decisamente molto più competitive. Nessuno si augura che il gas possa rimanere a 100, 150, 200 euro a megawattora per i prossimi anni, ma eh, molti osservatori sono portati a ritenere che difficilmente tornerà a 20 in un arco di tempo molto, molto prossimo e molto veloce. E quindi puntare sulle fonti rinnovabili e su un forte sviluppo diventa, come dicevo, una modalità per avere un beneficio non solo sull'ambiente, ma anche sul costo del, dell'energia elettrica. E quindi, eh, per quanto riguarda gli utilizzi attuali di energia elettrica, ma sempre di più, poiché. Eh, questo processo si accompagnerà ad una elettrificazione dei consumi. Stimiamo che rispetto ai 320 terawattora. Di consumi elettrici attuali si possa arrivare a 360 terawattora al 2030 attraverso la sostituzione di altri consumi nella mobilità elettrica. Eh, se quanto previsto nel PNIEC eh, con 6 milioni di nuovi veicoli BEV e FEV arriverà a, a compimento, avremo un'incidenza di. 10 terawattora di energia elettrica ulteriori rispetto ai consumi e alla produzione odierna e poi sull'altro filone, quello termico, delle pompe di calore che, su cui si avrà anche lì un'ulteriore un, un sostituzione dei consumi finali. E, e quindi mh, con questo... Con questa felice convivenza tra i due obiettivi riteniamo che eh, la, la, la strada sia eh, abbastanza eh, segnata, tra virgolette, e che quindi il governo o anche mh, il governo attuale eh, debba proseguire nel solco già tracciato dal precedente, in cui sono state fatte diverse semplificazioni autorizzative per. Riuscire ad avere un'accelerazione nell'installazione di nuovi impianti a fonti rinnovabili. Veniamo da diversi anni in cui si installava un gigawatt di nuova potenza, e invece, per arrivare agli obiettivi, del che vi dicevo, dell'84% nel mix, occorre installarne 85 e quindi siamo intorno a, a 10 gigawatt all'anno. Eh, Quest'anno arriveremo probabilmente vicino ai 3 gigawatt e quindi vuol dire quasi una, un, un fattore per 3 rispetto a quanto fatto negli anni scorsi, ma siamo ancora lontani. Dalla velocità di crociera che dovrebbe permetterci di avere tutti i, i benefici anche, anche economici. A chi dice che ad oggi le fonti rinnovabili non stanno incidendo più di tanto sul costo complessivo dell'energia elettrica, per effetto, adesso siamo tradette ai lavori, per effetto del marginal price, è evidente che poi questo sviluppo di fonti rinnovabili dovrà avvenire utilizzando sistemi di contrattazione a lungo termine, quindi con prezzi che vengono decisi per periodi lunghi, in contratti forward e questo sicuramente eh, andrà in qualche modo a, a, a ridurre l'incidenza del prezzo spot sul prezzo finale pagato dai consumatori e quindi si avrà effettivamente il beneficio delle rinnovabili trasferito nelle bollette eh, finali. Eh, ancora un argomento volevo prima di passare la parola agli altri relatori. Ehm, nel settore elettrico è innegabile come questa transizione avrà degli impatti positivi in termini di investimenti, in termini di posti di lavoro, soprattutto se riusciremo a far sì che eh, anche la parte manifatturiera eh, possa beneficiare di questo, di questo processo e che quindi le tecnologie non siano tutte completamente importate. È un falso mito dire che l'Italia non ha un'industria manifatturiera per le rinnovabili, siamo a livello europeo al secondo posto, dietro alla solita Germania, quindi sul piano degli inverter, dei tracker, non siamo molto presenti sul piano dei pannelli, questo è innegabile perché la Cina quella battaglia l'ha vinta diversi anni fa e non... Non sovrastando solo l'Italia, ma anche paesi forse più strutturati di noi, come Germania e Stati Uniti. Ma possiamo assolutamente, soprattutto sul piano dell'innovazione e sul fatto che ci sarà una domanda veramente importante a livello mondiale, e non solo nazionale, di tecnologie rinnovabili partendo da un background che ci vede al sesto posto, ed è uno studio che ha fatto Banca Intesa l'anno scorso, al sesto posto nei principali esportatori di tecnologie rinnovabili al mondo, ovviamente eh, i, i primi posti sono occupati da paesi dell'estremo oriente, e eh, su questo possiamo quindi far sì che... Eh, Abbiamo stimato con un recente studio di Altesis tre, oltre 300 miliardi di investimenti, oltre 450 mila posti di lavoro se si riuscirà a, 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 a come dire, internalizzare quanto più possibile della filiera e ovviamente eh, la produzione elettrica se va a Dir, sarà in, nel, nel nostro paese. E, mh, ci sono già dei casi di investimenti sul nostro territorio nazionale che vanno in questa direzione. Abbiamo eh, un stabilimento importante, eh, non fatto da un'impresa italiana, ma comunque da un'impresa europea, Vesta a Taranto, con un impianto di turbine eoliche molto importante, che ad oggi con eh, la, la domanda per costruzione di nuovi impianti che è abbastanza ridotta basterebbe questo impianto per soddisfare tutta la, la richiesta nazionale allo stesso modo Enel con Free Sun sta annunciato che avrà un forte incremento della capacità produttiva dell'impianto ad oggi in Sicilia che Produce 200 megawatt di impianti di, scusate, di pannelli di moduli bifacciali è previsto un investimento nel giro di un anno, un anno e mezzo, che creerà 1500 posti di lavoro per arrivare a una capacità di 3 gigawatt. Quindi, nel settore elettrico sicuramente l'impatto della decarbonizzazione sarà positivo, sono d'accordo poi con il professore e con i relatori che lo sosterranno a partire da Marina che sugli altri settori sono necessarie politiche industriali, sono necessarie anche politiche di reskilling ma sul settore elettrico c'è una buona disponibilità per contribuire a fare in modo che l'impatto complessivo sia assolutamente bilanciato. Grazie. Grazie Andrea, ho una domandina anche per te. Prego, sono d'accordo con te evidentemente che la crescita della domanda di energia è un problema secondario. Però c'è un problema importante, è l'impatto di una capacità crescente e che poi è variabile nel tempo e nello spazio sulla rete elettrica. Questo non è un problema. Faccio solo un caso banale, supponiamo di avere molta mobilità elettrica già in esercizio, ci sono il paesino di montagna dove la gente va a fare le vacanze che non ha una rete elettrica. È un bel problema adattare una rete elettrica di un paesino di montagna dove confluiscono improvvisamente un mucchio di macchine elettriche per un mese, due mesi all'anno. Questo, dal punto di vista di equilibri anche di costi, non è facile. Eh? Volevo solo che tu mi dicessi. Assolutamente un tema eh, e sia i distributori sia quindi i DSO sia i, i TSO hanno già eh, previsto mh, piani importanti di investimenti per rispondere e sanno saputo i distributori perché eh, per quanto riguarda TSO eh, avrà a che fare con gli impianti utility scale quando riusciremo a farli per portare l'energia elettrica in tutto il paese, ma è evidente che il tema della mobilità elettrica sarà gestito soprattutto dai, dai DSO. Sull'esempio sul che dici tu di, di paesino in montagna, credo che anche a, di, eh, battuta, anche a livello di distributori di benzina i paesini in montagna sì, non per siano per molto per strutturati. Per <ride> però è evidente che in qualche modo come è stato fatto quando si è elettrificato il paese bisognerà avere un occhio di riguardo anche su quello anche per le aree in cui non è economicamente efficiente portare la rete grazie. ...relatore presente che è eh, Flavio Merigo di Asso Casmetano. prego grazie molte voi capite che io rappresento un settore che è stato leggerissimamente sotto tiro ultimamente. Quindi, quindi voglio dire, voi capite la, la sofferenza, che le sofferenze che abbiamo dovuto patire. però Tuttavia, la cosa buona è che siamo ancora vivi. La, qualcuno potrebbe dire per quanto. Vi, diremo, vi dirò che cercheremo di resistere il più possibile e con l'occasione quindi ritorno su quello che ha detto poco fa il professore intanto ritrovo perfettamente il professor Boffa quello che ha descritto con la pubblicità dell'audi se voi guardate la pubblicità dell'audi è quel mondo lì è quel mondo della guida autonoma in cui ci si muove in un'atmosfera Eterea, va bene, dove tutto è sotto controllo, tutto è, è tranquillo, non ci sono tensioni sociali, non ci sono problemi tecnici, non ci sono problemi ambientali, abbiamo risolto tutto quanto. Credo che la realtà sia leggerissimamente diversa: nel senso che dobbiamo fare i conti, e, e qua eh, dobbiamo considerare che tutti quanti viviamo in un sistema. Un sistema è fatto di diversi elementi. L'equilibrio di un sistema implica che tutti gli elementi siano in equilibrio tra di loro. Quando sposto l'equilibrio di uno dei componenti del sistema, tutto il sistema ha una perturbazione e deve trovare un nuovo equilibrio. Allora, tutto questo succede nel momento in cui dobbiamo passare ad una... una fondamentalmente la comunità europea ci impone di passare a un altro tipo di mobilità, cioè di ripensare completamente le nostre abitudini. La comunità europea ci impone di fare dei passaggi la... repentini. Vuol dire, ti ricordi professore quando ci siamo trovati al tavolo TISCAR nel 2015? Ti eh. E ti ricordi a un certo punto l'ultima... L'ultima riunione c'è stato qualcuno che si è levato, era in fondo al tavolo proprio sull'angolo, giusto? E dice: Allora, quando facciamo lo switch, decidiamo che lo switch sarà scusa, era il 2012 e lo switch doveva essere il 2015. Allora. C'è stata qualche perplessità. Sì, c'è stata qualche perplessità ed effettivamente non è successo. Però voglio dire, non è che ci ritroviamo ancora nella stessa situazione in cui ci dicono, ah sai, è il 2035, basta i motori a combustione interna. Allora dobbiamo fare su questo un ragionamento, perché ti ricordi quando abbiamo discusso della DAFI, c'erano due passaggi importanti della DAFI secondo me che erano sensati. Il primo era quello della neutralità tecnologica di cui adesso parleremo. Il secondo diceva, nella predisposizione dei piani per l'uso dei carburanti alternativi, bisogna tenere conto delle esigenze e aspettative dei singoli stati e della situazione economica e sociale, che era una grandissima innovazione, perché alla fine se vuoi fare un piano che sia coerente, ed ecco il discorso professore dell'accettabilità, è accettabile se lo sento mio, perché se te lo impongo dall'alto, più me lo imponi, e più io resisto. Allora la situazione italiana è chiara: dire abbiamo circa 40 milioni di veicoli. Sicuramente nel 2035 avremo una percentuale di questi che sarà con la trazione elettrica. Il Ministero Sviluppo Economico, Steven, non l'ha detto poco fa: anche ci saranno 6 milioni di veicoli, si crede. Ma degli altri cosa ne facciamo? Perché c'è già qualcuno che ha cominciato a dire: Va bene, allora non ci saranno più veicoli, le, le, nuovi veicoli con motore a combustione interna, di conseguenza ci trasformeremo in una sorta el, di paese, come è successo a Cuba, in cui dopo 40 anni ci sono ancora i veicoli, quelli che hanno lasciato qua gli americani. Ora, questo è, è, un, è un sistema che francamente. Già adesso non può essere accettato. Dobbiamo prepararci per tempo perché questo non succeda. Allora, prima di, di, di spiegare quali sono le valenze del nostro sistema, la, faccio un piccolo passaggio sulla neutralità tecnologica. E la, si pensava alla neutralità tecno, tecnologica perché, giustamente, prima si dà la possibilità al mercato di scegliere il mercato. Il singolo utente decide fondamentalmente secondo la propria tasca, la propria convenienza. Ora, allora, se affrontiamo il problema dell'ambiente della, dell e dell'energia dal punto di vista dei diversi aspetti, abbiamo il decisore pubblico che la vede in un modo, l'utente privato che la vede in un altro modo, e tutti insieme concordano che ci siano degli aspetti comuni da seguire nella casa comune, e che ovviamente l'ambiente è uno di questi il fatto di poter usufruire di un'energia che sia ad un costo accettabile e soprattutto, e questa è una cosa che spessissimo viene trascurata, che si sì, dia la possibilità la, di avere la libera circolazione delle merci e delle persone. Perché nel nostro sistema dobbiamo fare in modo che tutto questo avvenga, perché se questo non avviene vuol dire che abbiamo sbagliato qualcosa nella pianificazione. Quindi la neutrata tecnologica serviva a tutto questo. Dopo c'è stato, adesso qua nel, nel nuovo linguaggio della pubblicità no, trovo che c'è un'evoluzione. Un Fino a quattro mesi fa se uno non parlava di sostenibilità era un idiota, infatti l'ho detto anche poco fa, poco fa, scusate qualche giorno fa in un altro convegno, dire, ho sentito addirittura su Sky che parlavo della sostenibilità del calcio. Allora, sapendo un po' qual è la, la, la cosa, la definizione che viene data internazionalmente al concetto di sostenibilità, ci sto ancora pensando cosa potrebbe essere la sostenibilità nel calcio. Però evidentemente se uno non parlava di sostenibilità, ci metteva la sostenibilità in tutto. Allora, nel concetto di sostenibilità, cioè non vado a migliorare solo il futuro. Tutto, anche qua il sistema deve essere coerente perché gli investimenti, le decisioni, la, le, le attività che fa il pubblico deve essere coerente col fatto che sto migliorando una situazione attuale e la situazione futura perché se modifico solo la situazione futura e la miglioro solo la situazione futura non è sostenibilità perché intanto le persone devono vivere. Tant'è che, che ho fatto mia una frase che in realtà era dell'amministratore delegato di BMW, dice: Io diffido molto da quelli che mi promettono brioche fra vent'anni, quando in realtà abbiano del pane adesso. E ritorno allora sulla questione delle cose delle case automobilistiche, perché c'è stato recentemente una, una discreta modifica: dire, hanno cambiato l'amministratore delegato del gruppo Volkswagen. Hanno preso l'amministratore delegato della Porsche, il quale ha fatto una dichiarazione importantissima che dice noi continueremo a sviluppare le vetture elettriche, però investiremo anche sugli e-Fuels. Allora, e qua arriviamo sul, sul, nel nostro campo. Il nostro settore, il, il metano, cosa rappresenta? Eh, nel nostro settore ci sono più o meno 20.000 addetti. La, Pochi sanno probabilmente che l'Italia nel settore dell'uso de, dei gas in, in, auto, in uh, autotrazione è un benchmark, più o meno il 60% della tecnologia installata annualmente nel mondo per quanto riguarda l'uso del metano compresso o liquefatto viene dall'Italia. Quindi, noi rappresentiamo un benchmark importante in questo. Ma rappresentiamo anche un benchmark importante per quanto riguarda la produzione di biometano. Siamo il terzo paese al mondo, potremmo diventare anche molto di più. Allora, ritorno sulla questione Fit for 55. La, se la Commissione europea mi dice che le, la misurazione delle emissioni la devo fare alla, al tubo di scarico, da ingegnere comincio a preoccuparmi. Come? Siamo passati. Dalla Well to Will, quando faceva comodo considerare quali erano le emissioni dell atmosfera dell'estrazione del metano. Dopo, un certo punto, non possiamo più applicare la Well to Will, ma applichiamo lo Tank to Will. Va bene. Quando in realtà, giustamente come dice il professore, la vera analisi e la ambientale la dovremmo fare con il life-cycle assessment, dove tengo presente tutto quanto, quello che. che emetto nella produzione tutto quello che emetto nell'uso e tutto quello che emetto nello smaltimento. In questo caso qua, ripeto, l'Italia ha fatto un grossissimo investimento nella produzione di biometano. La, il, credo che dopo ci sia Giovanni Perrella che chiude, eh, allora, magari ci parla dell'ultimo decreto biometano. E questo ci fa fare veramente un salto avanti. Vi racconto un'altra cosa: Il, um, voi sapete che moltissimo del biometano che viene prodotto viene messo in rete. Ora, facendo qualche rapido calcolo rispetto a quello che sempre, Ministero del, ex Ministero del gruppo economico, sulla quantità di metano, di biometano che sarà immesso in rete ad uso autotrazione, considerando ovviamente che c'è stata una riduzione dei consumi. Se è vero che l'anno prossimo, col decreto biometano, avremo tutte quelle quantità che sono state preventivate, vuol dire che dall'anno prossimo i veicoli che usano il, il metano utilizzeranno più o meno l'80% di biometano. Ci sono tantissimi studi per quanto riguarda l'impatto ambientale del biometano. Un, uno recentissimo fatto con l'analisi Well-to-Will dal CNR che ci dimostra come... A seconda delle matrici di produzione del biometano, l'impatto sull'ambiente sulla, sull può essere anche fortemente negativo. Non emissioni, ma addirittura meno chilogrammi kg di CO2. Ripeto, a seconda se questo qua è prodotto, ad esempio, con tutti le con matrici di scarto, non solo, non solo. faccio un altro... Un altro ragionamento per quanto riguarda la sostenibilità. Sostenibilità ha quattro aspetti come minimo: economica, tecnica, ambientale e sociale. Stiamo ragionando dell'impatto che, che avrà la, la decisione della Comunità Europea al 2035 in, in termini di, di, di mobilità privata, e cominciamo a capire. Come possiamo gestire tutto questo alla luce di quello che abbiamo oggi dal punto di vista tecnologico? Allora, non abbiamo problemi tecnologici, possiamo utilizzare sia il, il metano gassoso che liquefatto in qualsiasi tipo di motore. La, come vi ho detto, la tecnologia italiana è la, un punto di riferimento mondiale. La, Abbiamo addirittura la possibilità, perché siamo già arrivati a questo e lo stiamo già standardizzando all'interno del TC22 e CC41 che presiedono all'interno di ISO, l'uso dei blended fuel. Siamo partiti dicendo che potevamo, potevamo arrivare a un 30% di idrogeno mescolato col metano, la tecnologia ci ha già superato perché ci sono già sperimentazioni che usano il 60% di idrogeno mescolato al metano senza dover fare assolutamente nulla sul motore. Le centraline sono in grado, sono auto adattative e consentono di utilizzare questo mix, questo blended fuel, ripeto, tranquillamente fino al 60%, l'instabilità comincia al 75%. Abbiamo una rete di distribuzione di 1540 eh, distributori, più o meno sono se, quasi 7000 punti di ricarica. Che ci consentirebbero già domani, se l'idrogeno fosse messo in rete, di distribuirlo nei nostri, nei nostri veicoli. Allora la domanda è: perché devo buttare via tutto questo? Allora, ti do, la, ti do la possibilità di dimostrare che, dal punto di vista tecnologico, non devo fare assolutamente niente, non devo inventare nulla. Ho già la rete, ho già la possibilità di distribuire anche l'idrogeno. Dal punto di vista dell'impatto ambientale, sono addirittura neutro come minimo neutro l'anno prossimo quando vado sull'80% di biometano avendo del biometano a volte degli impatti addirittura negativi sull'impronta di CO2 allora perché tutta, que tutta questa tecnologia oltretutto tenendo conto di quello che succede nella, in Italia la devo buttare via mi, mi pare una sciocchezza allora è vero professore ci stiamo preparando al, al 2026 quando dovremo dimostrarlo dovremo andare là con le carte per dire guarda Devi tener conto anche di queste realtà. Però voglio dire, da questo punto di vista, se dovessi gestirla con razionalità, dovrei dire che sembra un'idiozia buttare via i motori a combustione interna con queste prerogative. Ma, voglio dire, io lo vedo adesso dal punto di vista del metano, ma ci sono anche altri i fuel, biofuel, che stanno per essere prodotti, che stanno per essere messi in sul mercato. Invado il campo di Silvia, dopo ve ne parlerà anche lei, ma per dire all'interno sempre di SC41 stiamo ragionando, stiamo facendo la, la standardizzazione per l'uso del DMI della dimetil etere che può essere mescolato sia al diesel e può essere prodotto da impianti della eh, da produzione bio e, la, e può essere utilizzato invece del, o mescolato insieme al GPL o addirittura anche da solo. Allora questo, questo coniga tutto quello che ci siamo detti nella neutralità tecnologica. Dico, abbiamo tutto questo, allora riconosciamo che ci sono queste realtà. Chiudo dicendo che c'è anche stato chiesto, dice, ma visto che avete una rete che è abbastanza distribuita e potete fare diverse cose, perché non fate la ricarica anche dei veicoli elettrici? Molti dei nostri distributori hanno già anche la ricarica dei veicoli elettrici, addirittura molti, ci è stato detto, ci sono delle piccole, delle, delle piccole realtà in cui potremmo utilizzare il metano o il biometano va bene, per produrre l'energia elettrica per eh, ricariche, direi, emergenziali in aree, era quello che dicevi prima, no? in aree che magari non sono servite, che per un po' di tempo avranno bisogno de, 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 de la, della struttura per la, avere una rete di ricarica adeguata, ma che per intanto, visto che stiamo ragionando sulla la transizione, potrebbero essere utili. Grazie. Io, io ti ringrazio per il tuo intervento, mi consenti una precisazione? Oh, certo, certo, va voi siete in una situazione, tra virgolette, fortunata, perché c'è un comparto... Ti, ti ringrazio per il fortunato. No, no, ti dico, ti spiego. C'è un comparto, che è quello del trasporto pesante, sì, su cui tanto. è previsto un contributo del gas naturale di quei fatti e secondo... E vedendo qual è la proiezione del PNRR, della produzione di biometano da qui al 2030, questo biometano è in grado di rendere verde il, quella quota di trasporto pesante che è previsto dalla strategia nazionale da qui al 2030 di essere... È un settore in cui, siccome questo è previsto... È, 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 e non avrete concorrenza su questo perché ci sarà la crescita anche della mobilità elettrica nel trasporto pesante ma con tempi diversi allora io ritengo che quello cioè di fronte se io fossi il decisore politico direi lì avete tutto quello che vi serve cioè, rispetto ad altri settori voi avete una situazione per quello che dicevo fortunata perché è un settore che senza nessuna trasformazione strutturale. Basta aumentare gradatamente il greening del metano col biometano e gradatamente diventa sempre più verde questo GNL. Quindi direi che in una strategia nazionale, fermo restando, io non sto discutendo del resto, sto dicendo che certamente quello è, e non lo dubbi, e penso che lo abbiate anche voi, è la vostra direi, destinazione. Eh, privilegiata, e quindi da questo punto di vista avete meno problemi di altri comparti. Per quanto è su questo, volevo solo notare. Scusa, sì, professore, eh. ne approfitto per dire. Allora, la nella mobilità delle, delle cose, il GNL è sicuramente una realtà. Ci sono, ci sono dei camion che hanno un'autonomia di 1000 km per cui non hanno neanche bisogno dei 300 km per trovare la, il distributore di EGNL è una tecnologia assolutamente affidabile tant'è che insomma ha avuto anche diverso successo e la, la stessa tecnologia si può applicare per esempio anche nella, nelle navi nelle barche sì, io, io adesso ho toccato un settore sì, sì, certo, certo. l'unica cosa che Dire, hai ragione per dire. Allora, devo essere sincero, non mi sento così fortunato per il momento. No, perché, la... perché oggi, col prezzo del metallo, nessuno comprerebbe un'auto no, Non l'ho sento... voluto dire, ma questo. Beh, insomma, era implicito. Per questo ti dico: Non mi sento per adesso niente, per niente fortunato. Però, sai com'è. Però è una prospettiva. Sai, in natura parte. tutto tende equ... all'equilibrio, per cui tutto quello che adesso è un grande eh. svantaggio, pian pianino si trasformerà, speriamo, in un vantaggio. No, ci manca però una cosa, e questo è fondamentale, ci manca il riconoscimento di questo ruolo, ruolo da parte delle autorità. Sì, sì, sì. Manca un piano, questo lo sappiamo tutti. Vedo chi è Assogas Liquidi, Fabrizia Vigo di Anfia, che ho visto prima che che ci sia, Francesco Naso di Motusè, che è l'uomo mascherato, e Marta Bucci di Proxigas, che non ci c'è. Ecco. Prego, accomodatevi. Ora arrivano a al solito, al solito io procedo nell'ordine che c'è qui perché questo mi è stato detto, quindi Silvia tocca a te l'onore di aprire questa seconda sempre con tempi più o meno che abbiamo previsto. Grazie, innanzitutto grazie a grazie, grazie Dai per l'invito. È inceso, e... sì. sì. E ovviamente anche a un'EM Elettricità Futura che hanno organizzato insieme a voi, promosso insieme a voi eh, il pomeriggio di oggi. E, mh, allora, parto da un breve commento sul, sullo studio, e, mh, per dire poi qualcosa sulla nostra filiera e su quello che, diciamo, che è la nostra visione dei temi che stiamo trattando. Poi, se mi permetti, anche una risposta sull'ultima domanda che facevi sul tema dell'autotrasporto del a GNL. Ehm, allora, innanzitutto, sì, sullo studio concordo con quello che si diceva prima e che diceva anche la dottoressa Barbanti, perché ci ha dato l'idea eh, di quanto il tema della mobilità sia un tema complesso e soprattutto dal punto di vista del fatto che eh, la mobilità privata è una parte del tema più generale eh, della mobilità e conseguentemente va vista eh, anche in considerazione dei rapporti tra la mobilità privata, la mobilità trasporto pubblico e lo shift modale e eh, conseguentemente anche il tema eh, quello che possiamo definire Avoid, cioè il tema appunto sharing, mobilità condivisa, guida autonoma, Nome e quant'altro. In questo E quindi diciamo gli obiettivi di decarbonizzazione vanno raggiunti utilizzando tutti gli strumenti per arrivare poi anche ad incidere sulla mobilità privata e anche sulla mobilità eh, pesante. Ehm, proprio la complessità ci dice che non ci può essere un'unica soluzione, un'unica ricetta che può andare bene per tutte le, mo le modalità di trasporto e all'interno delle singole modalità di trasporto Proprio per evitare di uscire da una dipendenza, entrare da un unico fornitore, entrare in altre dipendenze, è necessario poter considerare tutte le fonti che possono in qualche modo contribuire. Se appunto l'obiettivo, che penso che eh, non è in discussione, almeno non è da parte nostra in discussione, cioè il meno 55% di emissioni di, eh, di CO2, eh, che ricordo però non è un obiettivo indicato per i singoli eh, settori, cioè non è un meno 55% sul trasporto, un meno 55% sull'industria, un meno 55% sul civile o su eh, um, altri settori, è un meno 55% generale eh, di... Eh, Um, diciamo di emissione del, rispetto ai valori del, del 1990, um, in questo senso, oh, chiaramente a nostro avviso uh, si deve affrontare in te, il tema in maniera inclusiva, cosa che per, purtroppo, diciamo, la regolamentazione che a livello europeo si sta ormai eh, definendo uh, non ha fatto, um, almeno non in questa, in questa, prima, in questa prima fase, e, um, in questo. Uh, chiaramente c'è un impatto sulle filiere adesso vi dirò qualche numero delle nostre filiere però poi voglio subito anticipare che secondo me è un tema che era nello studio uh, indicato magari non in maniera uh, diciamo poi leggendo lo studio nel complessivo magari è ancora meglio approfondito però poi qual è l'impatto sul consumatore perché poi c'è un tema di costo che attiene al costo delle scelte per la filiera, ma c'è anche un tema di costo per il consumatore, cioè per chi poi deve utilizzare la mobilità, per chi deve comprare l'auto o per l'autotrasportatore che deve eh, fare una scelta sul proprio parco, parco mezzi, se parliamo di trasporto pesante. Lo stesso per l'armatore per quanto riguarda le navi. Um, dal punto di vista della filiera, il GPL, eh, destinato diciamo, essenzialmente al trasporto leggero, oggi ha dei numeri che fanno il nostro paese insieme al mercato della Polonia, il primo in Europa, e, e, perché abbiamo ormai circolanti eh, 2.800.000 veicoli che sono riforniti da eh, quasi 4.600 punti vendita, questi siti distribuiti su tutto il territorio nazionale, e anche isole comprese intendo anche le piccole isole, quindi abbiamo una capillarità della rete tutta costruita con investimenti privati anche sulla spinta della legislazione che a livello regionale nel tempo ha obbligato chi voleva, fare uno, voleva aprire un nuovo punto vendita a carburanti, aggiungerei giustamente, però comunque ha obbligato ad avere il terzo carburante, il terzo carburante che doveva essere un carburante alternativo e quindi giustamente le, la scelta soprattutto per l'eccellenza che il gas rappresenta nel nostro paese è andata sulla, eh, sul GPL, sul metano e diciamo dal 2013 in poi anche sul GNL. Ehm... 370 depositi eh, anche qui distribuiti su tutto il territorio nazionale che garantiscono capillarità nell'approvvigionamento e soprattutto sicurezza, nel senso che eh, di, diciamo il nostro approvvigionamento è vero che dipende eh, in parte dalla raffinazione nazionale, in parte dall'estero, ma la rete logistica garantisce che comunque non penso che siamo andati sul giornale perché mancava una goccia di GPL nel nostro territorio. E in questo Momento anche con dei prezzi ancora più competitivi rispetto a quelli che erano eh, in precedenza nel raffronto con le altre motorizzazioni. Eh, perché oggi più o meno il risparmio rispetto a benzina è dell'ordine a seconda del mese comunque diciamo in circa 37-40% e, e quindi è una scelta che il consumatore ehm, faceva prima e a maggior ragione fa adesso in un momento in cui eh, l'impatto sulle eh, finanze di tutte le, le famiglie sono oh, abbastanza considerevoli eh, gli ultimi dati degli ultimi dieci mesi vedono oh, il, la percentuale del GPL sul totale delle immatricolazioni al 9%, quindi nei primi dieci mesi dell'anno abbiamo immatricolato 95.000 eh, vetture. Il, ehm, ehm, Diciamo, dato fine 2021 il circolante GPL eh, rappresenta sul totale il 7%. Eh, la peculiarità del nostro prodotto, come peraltro anche del metano, è quello di poter garantire anche uno svecchiamento del parco auto esistente da un punto di vista ehm, svecchiamento in senso ambientale, cioè la possibilità che veicoli che, ehm, che magari il cittadino non hanno possibilità di rottamare per acquistare un veicolo nuovo seppur incentivato potrebbe da un punto di vista ambientale, visto che appunto l'obiettivo è quello di arrivare almeno 55, eh, convertire eh, a gas e avere un, un importante beneficio dal punto di vista delle riduzioni. E, mh, Torno al tema sostenibilità anche economica. Non è una sostenibilità economica che ovviamente c'è per la filiera, ma è una sostenibilità economica soprattutto lato consumatore. Cioè se il cittadino in un momento in cui c'è un calo delle immatricolazioni, in cui ormai assistiamo da tempo, dovuto sia all'effetto pandemico, ma probabilmente anche a dinamiche un po' più complesse, eh, comunque il GPL viene scelto dal cittadino quando si va in concessionaria a scegliere l'altro. Uh, vuol dire che comunque dal punto di vista anche eh, non solo dell'aspetto ambientale ma anche dall'aspetto di sostenibilità economica è un'alternativa che viene preferita sia rispetto alle motorizzazioni eh, tradizionali ma direi anche alle motorizzazioni eh, ai, ai nuovi vettori che voglio ricordarlo, hanno comunque un livello di incentivo eh, che non è quello che è garantito um, alle auto um, con motore a combustione interna. Quindi il tema vero a nostro avviso è perché ehm, eh, diciamo, una scelta eh, così drastica come quella presa a livello comunitario è stata fatta senza considerare eh, innanzitutto ciò che il cittadino non solo vuole ma soprattutto può... Permettersi. Allora forse il tema è: ma allora andiamo verso una mobilità che non è più la mobilità per tutti, ma è una mobilità eh, mh, soltanto per un certo, una certa fascia eh, di popolazione che è una scelta sicuramente, però è una scelta che ha delle ripercussioni da un punto di vista industriale, da un punto di vista eh, occupazionale, non ripeto quello che è stato detto precedentemente dai miei colleghi, però è una scelta che ha un impatto anche molto sociale ehm, e soprattutto ehm, è una scelta che viene fatta eh, e che dentro di sé ha già, a mio avviso, l'idea che è una mobilità che fa crescere i prezzi in generale dell'auto. A meno che non ci sia, dall'altro punto di vista, una eh, borsa della spesa, cioè una borsa del, diciamo, del una disponibilità meglio ecco, economica lato settore pubblico, tale da poter bilanciare l'extra costo legato a una mobilità. Diversa come quella che è immaginata dal regolamento oh, nuovo oh, CO2. E, mh, come dicevi tu, ci sono varie scadenze di tempistica. Il 2026 è una prima scadenza, eh, il nostro settore si è dato un obiettivo che abbiamo illustrato anche la scorsa settimana nel corso della nostra assemblea di avere al 2030 un GPL, tra virgolette, eh, voglio premettere, decarbonizzato tra virgolette, nel senso eh, un prodotto con almeno il 40% di eh, prodotto bio e di prodotto eh, rinnovabile in particolar modo il dimetiletere da produzione di fonti rinnovabili utilizzando sia eh, il rifiuto il diciamo il rifiuto sia la parte organica che la parte eh, inorganica quindi con una uh, impronta carbonica se la consideriamo in un'ottica di well to will eh, molto più oh, mh, eh, diciamo oh, ridotta rispetto a a quella eh, dell'attuale prodotto fossile. Sul tema. Poi peraltro voglio ricordare che in realtà l'Italia in questo ha già, già un'eccellenza perché le due bioraffinerie di Gela e di Venezia immettono sul mercato ormai da qualche anno 40.000 eh, tonnellate di biogpl eh, che sono già diciamo, distribuiti sulla rete. La rete delle, dei punti vendita della Sicilia dell'Eni è tutta quanta rifornita 100% bio GPL. E, mh, quindi noi vogliamo essere pronti alla scala del 2026 per fare questo però abbiamo necessità di un quadro di riferimento che sia appunto abilitante e non eh, che invece uccida qualsiasi idea di investimento. Nessuno oggi può investire in un settore per produrre bio GPL o per produrre RDMI o per produrre qualsiasi altro prodotto rinnovabile o bio da miscelare ai prodotti tradizionali se non ha la possibilità di sapere che a livello comunitario e di conseguenza nazionale la normativa non cambi per eh, individuare un sistema per calcolare l'impronta carbonica delle diverse energetiche in un'ottica quantomeno di well to will se non appunto come più correttamente dovrebbe essere di eh, life cycle il tema è perché la paura del life cycle o del well to will una domanda che mi faccio sempre non ho mai trovato risposta cioè se veramente come immagino che sarà arriveremo a valori di produzione di energia elettrica eh, come anticipava prima il dottor Zaghi eh, tali per cui l'80, il 70, non so bene, eh, di eh, produzione di energia elettrica è da fonte rinnovabile, perché la paura di inserire nel regolamento o in qualsiasi altro provvedimento dei criteri per consentire a tutte le fonti di avere un eh, rapporto tra di loro basate sul well-to-will? Solo questo, penso che il settore, diciamo noi insieme a, ad altri abbiamo chiesto a livello nazionale, a livello comunitario, dateci la possibilità, fissati gli obiettivi di decarbonizzazione che tutti vogliamo, di giocarci anche noi questa partita. Eh, questo è ehm, il, il tema che dovrebbe essere posto all'attenzione, all almeno forse non, ci, non siamo stati bravi a farlo evidentemente, però eh, vor, vorremmo sf sfruttare l'occasione del 2026 per riporre al centro del dibattito questo alle aziende serve questo al di là del tema degli incentivi su per gli impianti che possono produrre biogpl o rdmi perché come sono stati dati per la produzione di fonti rinnovabili anche di biometano potrebbero essere dati per produrre i fuels bio rinnovabili e quant'altro ma anche diciamo oltre il tema degli incentivi quello che noi chiediamo è soltanto un quadro normativo abilitante che ci consenta anche a noi di giocarci la partita. I benefici sulla filiera sono immediati, ovviamente, perché è tutto quello che abbiamo immediatamente utilizzabile senza nessun tipo di modifica. Questo vale per la parte auto, mi permetto di dire che vale anche per la parte del riscaldamento. Perché anche lì c'è un tema: quanto costa ricambiare tutti i nostri sistemi di riscaldamento per mettere le pompe di calore. Quanto costa non per lo Stato, quanto costa per il consumatore. Perché se poi il consumatore non riesce a farlo, ovviamente deve intervenire lo Stato. Ehm... Posso assicurarti che si risparmia si risparmia nel senso da un punto di vista economico del consumatore, ah, consumatore nell'utilizzo ma c'è prima un tema di rinnovo completamente di tutto il building che non insomma, è, è un impatto economico che potremmo, potremmo analizzarlo insieme volentieri però sicuramente non è eh, irrilevante ehm, e quindi diciamo queste è un po', le, sono un po' le nostre idee sull'autotrasporto e sul tema del GNL che noi come Stocassi Liquidi all'interno di Confindustria eh, rappresentiamo e che abbiamo diciamo contribuito a creare insieme alle imprese da lontano 2013. Eh, è vero quello che tu dicevi giustamente, sia per l'autotrasporto che per anche per il marittimo, eh, il GNL di fatto oggi è l'unica soluzione in quei settori che possiamo mm. definire hard to abate, eh, diciamo, eh, prendendo un, un utilizzo della parola eh, che viene da per altri, per altri motivi. Il tema vero è, qui è lo stesso, cioè la normativa a livello comunitario non solo non è ma è distruttiva. Sul, ehm, se vogliamo parlare del, della cosa più recente in assoluto, la proposta sull'Euro Settimo uguale a quella dell'Euro 7 sulla parte auto, sul tema del, dell'autotrasporto GNL è distruttiva, cioè non consente assolutamente di poter ritenere questa tecnologia come abilitata per il prossimo futuro. Lo stesso sul settore marittimo, stessa cosa perché il regolamento Fuel Maritime anche questo quasi, sempre nel pacchetto Fit for 55, anche questo quasi alle, diciamo alle mh, conclusioni finali eh, sì, lì sì c'è un To wake, cioè un'analisi non di quello che è allo scarico finale cioè all'elica ma fa un'analisi sull'intero ciclo di vita purtroppo però quando poi vai a guardare un po' lo accennava anche Merigo a come vengono analizzati i parametri per considerare eh, quindi gli studi che vengono presi che, insomma sono studi sicuramente discutibili o comunque su cui ci sarebbe molto da dire eh, sui valori eh, su cui calcolare l'intero ciclo Ciclo, meglio il well to wake, eh, escono fuori dei, dei numeri spaventosi, non soltanto per, ehm, per, eh, diciamo, in particolar modo per il GNL fossile, ma poi si va a incidere anche sugli sviluppi del bio GNL, e, tali per cui comunque è una tecnologia che di fatto viene messa ehm, non al bando ma comunque ha un, un effetto sicuramente non come le altre tecnologie che vengono promosse quindi anche qui il tema è abbiamo le tecnologie abbiamo le filiere ma per scelta di qualcuno abbiamo deciso che o per un modo o per un altro non possiamo di fatto considerarle abilitate per il prossimo futuro e in questo l'investitore che deve continuare a scegliere eh, l'autotrasportatore a cambiare le flotte il consumatore e direi le imprese che vogliono Invece essere parte del processo di transizione, in questo momento non hanno tutte le caselle e gli strumenti messi nel posto Grazie. giusto. Grazie a te. Grazie. Oh, uh, colgo alcuni spunti dall'intervento di Silvia per porre ai, ai prossimi panelisti alcuni punti di riflessione che finora sono stati, hanno galleggiato sulla discussione, ma io vorrei che venissero affrontati più puntualmente. Innanzitutto c'è un dato, lo ricordava Boffa nella sua introduzione, il ruolo che avranno le flotte, ma anche il ruolo che sta già avendo la sharing mobility. E dato dal 2021 è interessante non solo è largamente superiore, è cresciuta molto rispetto al 2020, che era ovvio, era l'anno del lockdown, ma è cresciuta anche rispetto al 2019. Cioè c'è una tendenza cresc crescente verso la sharing mobility. Per cui un primo dato che dobbiamo tenere presente, è che parliamo adesso delle auto per semplificare, i 40 milioni di automobili che sono in circolazione ora non ci saranno più. Nel 2013, indipendentemente da qualsiasi discorso sulle tecnologie, sto prescindendo, perché le flotte, la scena di mobilità, le politiche generali che, fa, che, che gli stessi amministrazioni comunali, da questo punto di vista, portano a restrizione no, della, e favoriscono la scena di Quindi, occhio e croce: i 40 milioni di oggi si avvicineranno molto ai 30 nel 2000. Questo indipendentemente da, E questo è un primo elemento da tenere presente. Questo si aggiunge a un altro fatto. L'Italia è uno strano paese, perché in questo momento, in tutti gli altri paesi dell'Unione Europea, i dati dei primi trimestri del 2022 dicono una crescita percentuale dei veicoli elettrici. L'Italia è andata in senso opposto. Quindi, però, noi dobbiamo ragionare in una logica europea, perché i costruttori di automobili ragionano in una logica europea. E questo cosa vuol dire? Che crescerà la produzione di auto elettriche, che necessariamente diminuisce la produzione delle auto. Quindi, c'è un fatto di economia di scala che inevitabilmente fa scendere i costi del veicolo elettrico e fa crescere i costi del veicolo endotermico, questo è un dato già scontato perché questo è il trend che si sta verificando. Quindi bisogna tenere conto anche di questi elementi, è per questo che io sono molto un fautore, come, come abbiamo fatto nella discussione precedente, nello scambio di opinioni precedenti, sul fatto che, che ogni singola tecnologia, ogni singola possibilità di alimentazione deve strategicamente puntare sul settore cioè dove è maggiore possibilità futura no? di trovare uno sbocco positivo e certamente il settore dove scusate vado un po' con la spada eh, per essere semplice non dico che tu, tutto sarà così ma certamente l'unica competizione che io posso vedere è tra l'auto elettrica e le fuel nel, 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 nel futuro perché lo spazio per altre cose difficilmente con dimensioni di scala che giustificano la presenza che mentre ci sono dimensioni di scala che giustificano la presenza in tutta un'altra serie di settori era questo che io volevo innanzitutto eh, riportare il secondo elemento per i prossimi panelisti che volevo riportare vorrei che come hanno fatto molto bene i primi due che sono intervenuti Marina e Andrea anche riportare davanti quello che poi è il problema principe, i problemi della riconversione produttiva, ecco, perché altrimenti eh, parliamo in un empirio e non teniamo conto che questo è giustamente un problema grosso. Allora, ciò premesso, io darei immediatamente la parola a Fabrizio, a Fabrizio scusate, Vigo di Anfia no, per la sua eh, relazione. Sì, Grazie, grazie prof, grazie per aver invitato Anfia insomma, a questo uh, interessantissimo scambio, mh, diciamo, preso appunti delle, diciamo, della, della, della tua premessa, no? il confronto, informazioni corrette, realtà uh, versus percezione. Eh, faccio una premessa: mi, trovo, mi sono ritrovata d'accordo su quello che Anfia ha fatto fino ad ora eh, nelle parole di Marina, nelle parole di Andrea, nelle parole di Merigo, eh, in alcune cose che ha detto Silvia, e sono sicura eh, anche quelle che dirà Francesco. Questo un po' eh, per dirvi che ovviamente noi eh, rappresentiamo l'industria automotive italiana, quindi le imprese che. Nazionali e multinazionali che producono eh, nel nostro paese e che da sempre, eh, come dire, sono sempre state diciamo, tecnologicamente neutrali: nel senso che eh, noi abbiamo la filiera della componentistica che ha più di 2200 imprese, che ha, come dire, produce tecnologie per tutti i costruttori su tutte le tecnologie. Per cui per noi lo sviluppo di tutte le tecnologie eh, come dire, sono sempre stato, state eh, faro delle attività che abbiamo fatto a sostegno e alla crescita della nostra filiera, che è uno eh, dei settori più importanti a livello eh, diciamo, economico, visto che qui siete, la maggior parte di voi sono, eh, sono economisti. Uh, gli ultimi anni hanno ovviamente, uh, parliamo dal 2015, sicuramente con il Dieselgate 2019, diciamo, con la prima uh, diciamo, spinta forte verso l'elettrificazione. Uh, prima il prof parlava no, della, della crescita del mercato cinese e della spinta forte della Cina verso la tecnologia eh, diciamo elettrificata eh, che sicuramente nasce da un'assenza tra virgolette storica nel motore a combustione interna cosa che invece aveva, aveva l'Europa. Loro sono stati lungimiranti, hanno spinto lì dove avevano una potenza tecnologica e lì dove ovviamente avranno una crescita importante in considerazione del fatto che oggi eh, hanno i materiali critici, hanno eh, come dire, la maggior parte della produzione, eh, diciamo, di uno dei componenti fondamentali che è la batteria. Che stiamo iniziando anche noi in europa uh, a produrre o quantomeno come dire a, uh, ad assemblare perché poi il tema come dire anche su questo spostamento uh, diciamo uh, è da sottolineare uh, il trilogo uh, la nuova regolamentazione co2 per noi segna il momento definitivo di svolta nel senso che per uh, tutti i colleghi hanno evidenziato quelle che possono essere considerate delle... Um, Uh, irrazionalità o delle carenze motivazionali per cui si spinge per verso quel 100 perché sono sicura che la maggior parte delle persone presenti qui ha letto uh, la proposta della commissione e ha visto che era carente nell'analisi uh, nell di impatto sulla filiera. Uh, e questo è stato il primo, tra virgolette, campanello di allarme in cui, come filiera europea, perché poi. Um, prima um, anche Marina parlava di brevetti. La filiera automotive europea è il primo investitore privato in ricerca e innovazione ed è il primo settore per uh, brevetti depositati. Per cui c'è stato un momento di sconcerto in cui l'assenza ecco, di un impatto. Eh, industriale ha un po' eh, lasciato eh, come dire sgomenti allo stesso modo in considerazione del fatto che la proposta era all'interno di un pacchetto no il fit for 55 complessivo il mantenimento di una certa metodologia di calcolo anche lì ci ha lasciato eh, non perplessi però è importante come dire sottoporre ai, ai policy maker tutte quelle che possono essere ehm, strade, eh, diciamo così, alternative. Eh, noi abbiamo fatto eh, come Anfia ovviamente un'analisi eh, di impatto eh, molto dettagliata con le nostre imprese che è un pochino più alta di quella che ha presentato il professor Bo Boffa perché noi abbiamo considerato solo all'interno delle imprese Diciamo della, della filiera diretta, circa 500 imprese che ad oggi lavorano solo ed esclusivamente sulla produzione di parti e componenti, e, e di queste circa 70.000 uh, 70 lavoratori uh, che ad oggi lavorano direttamente o indirettamente per queste per tecnologie. Per cui era importante eh, come dire, evidenziare quelli che potevano essere questi diciamo, gli impatti della regolamentazione, che ricordiamo sono impatti diretti sulle case automobilistiche. Quindi i target devono essere raggiunti dalle case costruttrici, ehm, eh, che se non li raggiungono, pagano insomma delle sanzioni abbastanza abbastanza elevate. Eh, che cosa succede? Nel momento in cui il trilogo stabilisce che al 2035 il 100% deve, deve essere diciamo, a zero emissioni allo scarico, ehm, oggi le imprese devono per forza spingere i loro investimenti, il loro grandissimo quantitativo di investimenti verso queste tecnologie. È difficile che oggi abbiamo fatto una, come dire, tante attività anche con, con, con UNEM per quel 2026. Cioè, cerchiamo di farlo entrare all'interno della regolamentazione perché è importante che l'Europa, visto gli scenari completamente cambiati rispetto diciamo al momento della proposta, si tenga aperta la possibilità. Diciamo così, di avere una minima parte o una quota parte importante per decarbonizzare le emissioni dal settore trasporti che insegnate voi vengono calcolati su quello che circola. Ad oggi è, è complicato: è complicato perché se la regolamentazione dice alle case automobilistiche che devono raggiungere quegli obiettivi, oggi le case automobilistiche devono necessariamente fare i loro programmi per queste diciamo su queste, sullo sviluppo di queste tecnologie che cosa succede che noi abbiamo diciamo rappresentando i costruttori e i componentisti abbiamo la necessità di lavorare su due binari paralleli da un lato stimolare spingere le imprese a Investire sulle nuove tecnologie a fare tantissima ricerca e innovazione, perché la tecnologia, diciamo l'elettrico è una tecnologia diciamo così, non matura, nel senso che ha dei margini di miglioramento altissimi e quindi è importante che le aziende cerchino di trovare il loro spazio, che è uno spazio più piccolo, come, come diceva il prof, perché sicuramente sta cambiando la mobilità quindi probabilmente ci sarà una come dire una riduzione delle eh, diciamo delle autovetture eh, private eh, sull'automazione non saprei dare insomma dei, dei, diciamo dei delle date dei numeri perché in considerazione di questa spinta fortissima verso l'elettrificazione gli investimenti verso eh, diciamo la guida autonoma si sono un pochino ridotti perché anche quelli sono ingentissimi eh, per cui sicuramente si avranno delle le chiamano le isole dell'automazione quindi dei percorsi per ora eh, diciamo prestabiliti eh, dall'altro dicevo noi abbiamo il dovere morale di identificare le imprese che potrebbero non trovare spazio e aiutarle a capire cosa fare sia con i loro lavoratori sia per gli imprenditori capire valutare se ci sono delle altre filiere in cui possono riconvertirsi la mobilità elettrica come dire ha dei, dei, degli spazi ampli non solo sulla diciamo sull'autotrazione ma eh, anche diciamo c'è un, un mondo anche sulla micromobilità che probabilmente può come dire far riconvertire alcune competenze che hanno le nostre, le nostre imprese. E poi c'è il tema, diciamo, trasporto merci, che anche a nostro avviso, come dire, non segue quello che si è fatto per il trasporto privato. Speriamo, come dire, che in questo campo ci possa essere una, diciamo, un, un tra virgolette, bagno di realtà maggiore rispetto a quello che è stato fatto per, diciamo, per il trasporto privato. Eh, sicuramente sui veicoli eh, pesanti eh, diciamo, prendiamo eh, come regalo diciamo, una, un, la commissione, pare a, aver, a, aver detto che il motore a combustione interna per i veicoli pesanti non, la, non, diciamo, non, non ci sarà nessun phase out. Eh? Per ora, no, prendo diciamo sette settembre. A settembre eh, c'era stato detto, e sicuramente, diciamo, il posticipo della regolamentazione eh, eh, ci ha fatto, mh, come dire, piacere nel senso di pensare che successivamente. Su certi cioè questi veicoli ovviamente eh, dovranno ridurre le emissioni, però è ovvio che su certe emissioni diventa complicato eh, come dire, immaginare eh, diciamo, solo, i veicoli, eh, solo i veicoli a batteria. Fermo, restando come giustamente prima evidenziava Silvia. Che eh, diciamo, le nuove metodologie di omologazione Euro 7 comunque mettono in, come dire, in grande difficoltà eh, diciamo, costruttori e componentisti, soprattutto dei, eh, diciamo, dei del mondo del veicolo eh, pesante, perché sono dei limiti veramente, veramente stringenti. Chiudo eh, diciamo, visto che abbiamo toccato tutte le tipologie toccando anche la parte di trasporto pubblico, perché, so, diciamo, giustamente eh, il prof. Lei sottolineava eh, il fatto che in Italia abbiamo tantissime autovetture e eh, noi abbiamo un trasporto pubblico che necessita di una riforma complessiva, una riforma che non deve riguardare solamente l'obbligo delle imprese di trasporto ad acquistare autobus elettrici o a idrogeno o a metano, ma Proprio una riforma complessiva che consenta. Che considerato, diciamo, il nostro paese, le, le peculiarità del nostro paese possa consentire realmente uno shift modale, perché oggi come oggi è veramente veramente complicato. Grazie. Eh, eh, vi ringrazio Fabrizia. Eh. Trago lo spunto dalla tua eh, osservazione per, per esprimere una mia perplessità. Cioè, io mi sto, continuo a chiedermi se questa data fissata del 2035 è la conseguenza, l'effetto di una mentalità burocratica che devi mettere una data esatta o è una astuzia, per Concentrare l'attenzione del dibattito su un argomento che alla fine può lasciare il tempo che trova. Mi spiego il perché. Perché in realtà se io analizzo le ultime, le ultime regolamento sulla riduzione delle emissioni al 2030. Mi limito a quello, col meccanismo attuale, non con quello che spiegavi tu. Io ho fatto molto sommariamente qualche valutazione e mi chiedo quante automobili tradizionali saranno immatricolabili nel 2030 per conservare la media delle emissioni previste nel 2030. Questo secondo me è il vero nodo. Per cui aver scritto il 2035 secondo me... È stata una distrazione del dibattito in un'altra direzione, perché in realtà, con quel dato il 2003, la famosa questione dell'economia di scala che citavo prima è già aperta. Che poi sarà il 34, il 36, il 37, il 32, non lo so. però si va a cadere lì. Ecco, secondo me, ecco, mi sembra una discussione un po' oziosa, quella del 2035, perché in realtà. Con questo regolamento attuale già il dato è tratto e direi è quasi predefinito dove si va a finire punto Dopo fatto questo breve buonasera a tutti eh, gra grazie prof eh, scusate io tengo la mascherina perché ho avuto notizia del bimbo eh, positivo doppio tampone negativo però insomma stando vicino al gb <ride> <ride> Mi sentivo in dovere ovviamente di tutelare tutti. Ehm, allora, io, mh, io volevo diciamo cambiare un pochino il focus, nel senso che eh, noi, diciamo, non tutti magari ci conoscono, comunque eh, come associazione ovviamente siamo eh, statutariamente non tecnologicamente neutrali. Eh, cioè, da statuto noi eh, ci occupiamo di mobilità elettrica a batteria e in qualche modo se volete ne usciamo vincitori da questo, eh, da questo dibattito, dibattito europeo. Ehm, a mio modesto parere, una cosa che ho detto anche prima del, del trilogo, prima delle discussioni, eh, questa, questa normativa è più un segnale alle imprese in, in, in primis, perché, eh, diciamo, a livello eh, europeo scontiamo e scontavamo se volete, ma eh, scontiamo tuttora e dobbiamo, eh, in qualche modo, fron far farvi fronte un ritardo eh, su eh, quella che è una tecnologia che obiettivamente, su tantissimi punti di vista, è vincente, specialmente su. Eh, sulla, sulla mobilità urbana e su, sui veicoli LDV cosiddetti leggeri, eh, per non parlare eh, anche del, delle consegne, e quindi del, dei, dei furgoni e del eh, Light Commercial Vehicle. Quindi. Eh, lo è perché eh, si risparmia energia, eh, prendo, prendo spunto da quello che diceva eh, la dottoressa Barbanti, insomma eh, i consumi si riducono proprio perché elettrifichiamo, eh, questa è una delle cose eh, più importanti da dire, è una delle prime cose che ci dobbiamo dire tutti quanti. E, eh, in, avendo quindi una tecnologia eh, palesemente migliore in, in alcuni campi, è ovvio che eh, diciamo si comincerà a, 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 a spingere proprio su, su quella, almeno per quanto riguarda il, il, il settore dei trasporti, per l'appunto leggero, chiamiamolo così. E io su questo ci, diciamo, non è il 100%, al 2026 si rivedrà, lo ha detto, detto Fabrizio, no? cioè, eh, sono due cicli industriali e mezzo, noi ci, in qualche modo ci dobbiamo adeguare, dobbiamo investire e, e quindi abbiamo 1200... Eh, miliardi di dollari di investimenti mondiali che dobbiamo in qualche modo seguire come, come sistema paese e come sistema continentale. Cosa, quali sono le sfide che ci troviamo di fronte? Allora, eh, da una parte, abbiamo ovviamente un, eh, un paese come la Cina, che eh, eh, vado, vado ai punti che aveva segnalato lei, prof. Insomma, abbiamo un paese come la Cina che detiene eh, tecnologicamente un, eh, un vantaggio, eh, devo dire, non su. Eh, tecnologie iperavanzate, cioè eh, quando andiamo a vedere la gran parte delle batterie che vengono utilizzate e che verranno utilizzate eh, nei veicoli, eh, la chimica dominante è una chimica abbondantemente eh, replicabile eh, e eh, peraltro i, eh, i materiali che, che la compongono, per esempio quello del ferrofosfato. Eh, sono eh, materiali che, se ci concentriamo sull'approvvigionarci sul, eh, sul, eh, di questi e sul lavorarli in, eh, in ambito europeo, sono materiali su cui si può effettivamente intervenire. Eh, non è un caso che in realtà una strategia eh, sull'elettrificazione a livello europeo e sulle batterie, eh, in particolare, è già in campo da tre anni. Eh, ci sono paesi che in realtà si muovono molto prima. La Francia ha già fatto le riunioni con tutti i player industriali eh, della componentistica e i suoi costruttori già dal 2012 ehm, e ha un, un programma di industrializzazione dell'elettrificazione dell della mobilità. Eh, la Germania anche si è mossa, mh, vi, faccio, vi, faccio un, vi racconto un piccolo esempio, ci siamo confrontati col il Baden-Württemberg che è il, lo Stato in, in Germania che ehm, diciamo, ha, il, ha il più importante numero di... Eh, di lavoratori che si concentrano nel settore, nel settore automotive, quasi 400.000 persone tra diretti e, e indiretti. Ed è, è il Wartenburg nel 2017 ha lanciato un programma per informazione delle imprese, per fargli capire come sono fatte le, le, le nuove tecnologie, per fargli capire come si producono batterie eh, e nuovi componenti. E ha messo a disposizione eh, anche dei, eh, dei, dei servizi di consulenza con esperti su, proprio sulle, sulle auto elettriche per cercare di capire quali delle competenze e degli asset che le imprese hanno oggi eh, possono essere comunque ris, risfruttate e rispese eh, in, in vista della, della, della potenziale transizione. Noi attualmente eh, purtroppo non abbiamo ancora degli strumenti effettivamente cogenti per, per accompagnare le imprese. Stiamo, ne abbiamo parlato tante volte anche con Anfia, stiamo riutilizzando degli strumenti eh, che fondamentalmente erano preesistenti. Abbiamo gli accordi di innovazione che finalmente si sono resi conto che forse fatti a click day non sono una buona idea. Eh, abbiamo dei contratti di sviluppo che, però, mh, ne abbiamo parlato più volte con i nostri associati, eh, scontano determinate eh, limitazioni, soprattutto dal punto di vista della norma degli aiuti di Stato. Eh, manca una visione d'insieme. Paradossalmente non mancano i soldi, cioè li hanno cominciati a mettere, ci sono. Quindi eh, a mio modesto parere noi avremmo dovuto, forse dovremmo, ecco se vogliamo, sfruttare il, il, il discorso del 2035, il dibattito, non tanto per andare a, eh, a cercare di, eh, di, di rimediare qualche percentuale in più al 2035, perché ripeto a mio modesto parere, poi direte che sono interessato, però diciamo, i numeri eh, mondialmente dal punto di vista globale lo dicono, quella direzione è pressoché presa. Eh, quindi noi dobbiamo andare là uh, in Europa a cercare di spiegare che, punto primo, ci deve essere un Just Transition Fund. C'è per i paesi che devono passare dal carbone alle rinnovabili, non capisco perché non c'è un fondo, o meglio, viene parzialmente nominato nella normativa eh, CO2, ma è molto debole il riferimento a, a un fondo adeguato per la, per la giusta transizione. Eh, va, fatto, va fatto il prima possibile e credo che in, in qualche modo la Commissione europea se ne stia, se ne stia rendendo conto. Eh, in secondo luogo, va rivista la norma sui diritti di Stato, perché eh, non si può continuare a pensare di insistere a eh, eh, aumentare le, la potenzialità dei fondi per quei paesi che non hanno l'industria nel, eh, nel, nel proprio territorio. Al contrario, i più colpiti sono proprio quelli che l'industria ce l'hanno adesso. E, e quindi e la, la revisione sulla norma degli utili di utilizzo Stato è una cosa, a mio, a mio modesto parere, necessaria, se ne, se ne parla anche troppo poco. Ehm, noi parliamo, appunto, stiamo troppo a discutere del se, sì, ma 10%, il 100%, qua siamo, cioè, ci dobbiamo sbrigare, stiamo siamo siamo, siamo sbagliando focus. A mio modesto parere, ehm, l'altro tema è l'allungamento del temporary framework che finalmente aveva messo mano. A, eh, gli attuali normativa sugli aiuti di Stato potenziandola almeno nel periodo COVID e che non sappiamo bene che fine farà perché, mi pare che già nel Fabrizio lo sa meglio di me, forse il tempo dei framework già del 2023 dovrebbe eh, concludersi, eh, eh, lasciando le imprese diciamo in una certa, eh, in una certa incertezza. Speriamo in Breton. Eh, speriamo in Breton, no? Eh, esatto, che si è svegliato diciamo dal suo torpore. Ehm. A questo punto eh, che spazio c'è per l'Italia? Allora, eh, noi in realtà abbiamo, Fabrizio ne ha già parlato, abbiamo un'industria componentistica enorme che già si sta muovendo in qualche modo, perché eh, cito il rapporto Anfia, che leggo con sempre grande attenzione ormai da cinque anni a questa parte, dal, dal 50 siamo passati al 60% delle imprese che, che, che esportano e che sono meno dipendenti da, dal costruttore nazionale. Eh, abbiamo un numero crescente di, di imprese che dichiarano di investire per differenziare il proprio portafoglio prodotti già oggi. Ed è normale perché gran parte degli OEM all'estero sta investendo esattamente sulla mobilità elettrica, quindi direi che eh, questa industria no, non può fare altro che, eh, che adeguarsi. E individuare quelle imprese che hanno più difficoltà ad adeguarsi mh, è proprio un dovere morale, in qualche modo neanche necessario. Dall'altra parte abbiamo in realtà un eh, una buona quantità, noi stiamo cominciando a fare un'analisi di filiera trasversale. Eh, una buona quantità di imprese che eh, hanno delle ottime capacità nell'elettronica e nell'elettrotecnica. Eh, penso di poter dire che si supera l'85%, il numero di infrastrutture di ricarica ad alta potenza che si installa in Europa sono prodotte in Italia. Eh, abbiamo fatto un'analisi con Anie, tra il 70 e l'80% delle infrastrutture di ricarica in, in ambito privato eh, sono prodotte in Italia. Eh, se andate a vedere quant'è il valore totale, chiave in mano, dell'infrastruttura di ricarica, quanto, si, eh, quanto pesa l'installazione e la connessione di queste infrastrutture, in ambito privato pesa circa il 60%, in ambito pubblico, quindi più alta potenza, tra il 30 e il 40%. Quindi abbiamo un'importante fetta di valore che può rimanere e che rimane quasi per forza, aggiungo, eh, nel, nel nostro paese. Abbiamo anche degli esempi importanti di furgoni che verranno prodotti qui in Italia, elettrici, e che hanno uno spazio enorme. Eh, se, poi se posso parlo un secondo delle polisi che eh, abbiamo qualche problema. E, gli autobus stanno tornando a prodursi qua in Italia, anche, anche elettrici. Eh, ricordo anche che mh, le batterie, noi spesso ci concentriamo sul, te sul tema della cella. Eh, le batterie sono un oggetto complesso, estremamente ampio. Eh, abbiamo un'enorme capacità di eh, economia circolare e ancora non abbiamo fatto nessun tipo di eh, finanziamento diretto a un impianto di riciclo, l'hanno fatto praticamente tutti quanti i paesi europei. Eh, abbiamo un'ottima capacità eh, di produzione di macchine per l'industria e vi assicuro che c'è uno spazio enorme di ingegnerizzazione dei processi produttivi delle batterie. Enorme, l'ha detto anche Fabrizia. Eh, si può ridurre, si stima, tra il 30 e il 40% il consumo energetico della, della produzione delle celle, che è quello che pesa tanto sul famoso LCA di cui eh, ogni volta ci ritroviamo, ci ritroviamo a parlare. Eh, quindi mh, per l'Italia c'è uno spazio gigantesco. Adesso, al di là delle percentuali, tanto eh, l'avete detto tutti: cioè, sull'elettrificazione ci stiamo andando per forza, quindi eh, al di là di, 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 quello, di quello che raggiungeremo. E che cosa manca eh, diciamo, a livello nazionale, cioè che qual, spazio di policy, eh, l'aveva chiesto, quindi provo a, a, a dire la, la mia. Eh, innanzitutto il problema degli incentivi è eh, palese, cioè, noi ci ritroviamo ogni volta a dover discutere di che cosa succederà l'anno prossimo, ci sono paesi che sanno che cosa succede per i prossimi cinque anni, noi abbiamo eh, degli incentivi che sono stati varati eh, a maggio ma annunciati a gennaio mercato bloccato per cinque mesi sul nuovo. Eh, abbiamo degli incentivi sui furgoni, ne mm, abbiamo parlato spesso con i nostri associati, che eh, sono quasi, quasi del tutto inutilizzati. Eh, inutilizzati perché? Perché si fanno degli incentivi sulla rottamazione eh, obbligatoria e sul, mm, faccio presente, bastava, bastava chiedere e vedere come sono fatti eh, chi è che compra i veicoli elettrici e quasi nessuno di quelli che comprano i veicoli elettrici rottamano. E non c'è il noleggio, che è uno dei, esattamente una delle cose che veniva citata oggi. Quando parliamo di sharing mobility, di servitizzazione, di flottizzazione, di fatto stiamo parlando di forme differenti di noleggio di, noleggio di un veicolo. Sempre di più le, le, le società si, eh, si diciamo, accavalleranno tra breve, lungo, sharing. Ormai il noleggio sta diventando. Un, un, unico, eh, un unico processo di servitizzazione no, della, della mobilità. E, que, queste cose, su queste cose vanno messe mano. Non ci sono le flotte aziendali, non c'erano le flotte aziendali all'interno degli incentivi eh, auto. Anche questa è una follia. Le flotte aziendali sono le prime i primi obiettivi di elettrificazione. Eh, non abbiamo nessun tipo di politica fiscale favorevole. Sull'elettrificazione sull sulle, o sulle zero emissioni delle frotte aziendali. Tutte queste cose non solo ci bisogna metterci mano, ma bisogna metterci mano sapendo, che, sapendo cosa succederà per i prossimi 3-4 anni. La programmazione è fondamentale. Dal punto di vista delle infrastrutture di ricarica, faccio un piccolo appello, uso qualunque tipo di, eh, di pulpito, ecco, eh, e, e faccio una predica da questo pulpito. Ehm, il PNRR stanzia 740 milioni di euro per le infrastrutture di ricarica ad alta potenza. Okay? A giugno doveva uscire il decreto per far sì che le, le, gli operatori economici si preparassero per partecipare alle gare sul, sul PNRR, eh, per far partire le gare entro il 31 dicembre perché l'assegnazione di quei fondi deve essere fatta entro il 30 giugno 2023. Altrimenti perdiamo tutti e 740 milioni, voglio essere molto chiaro, perché se non si rispettiamo quella milestone vuol dire che li perdiamo tutti. Eh, non è uscito ancora il decreto. mi sembra, cioè Ditemi voi se. Esatto, ditemi voi se questo è un sistema normale di, di gestire. No? Poi torniamo al tema della gestione dei soldi e non della mancanza eh, dei soldi. Altra, altra cosa, e chiudo. Eh, il fondo nuove competenze, è stato rinnovato il fondo nuove competenze, ci sono stati messi altri soldi, eh, come al solito noi non monitoriamo come vengono spesi, però parzialmente lo sappiamo, la prima ondata del fondo nuove competenze si è appoggiato su competenze che non erano nuove manco per niente, e quindi questa roba qua, voglio dire, eh, continuiamo a spendere soldi, senza, poi domandandoci, guardandoci indietro dopo cinque anni, per, cercando di capire perché non, abbiamo, perché non hanno avuto l'efficacia che dovevano avere? Perché se noi chiamiamo una cosa fondo nuove competenze e non facciamo un progetto anche di 1 o 2 milioni dati al Ministero del Lavoro e a un'università competente per mappare le nuove competenze e metterle all'interno di un database ministeriale, noi non utilizziamo quei soldi come si deve. Quindi a noi ci servono competenze che ci mancano: competenze software, competenze di, di, di elettronica, di chimica. È stato, detto, è, stato parlare della chimica, è stato detto della chimica, purtroppo eh, ci, ci mancano delle, delle competenze in tal senso. E, quello, quello che concludo, o facciamo un, un lavoro fatto bene di politica industriale e di programmazione, oppure ci ritroveremo a raccogliere dei cocci che forse sono anche più di 50, 60, 70 mila posti di lavoro che sono stati citati. Vi ringrazio per avermi lasciato spazio. Eh, eh. Io ringrazio Francesco Naso e do la parola, last but not least, a Marta Bucci di Proxigas. Prego. Grazie professore, buon pomeriggio a tutti. Ringrazio Aie, ringrazio gli organizzatori per averci coinvolto in questo importante momento di confronto. Due parole su Proxigas. Proxigas che, che filiera rappresenta? Noi rappresentiamo larga parte della filiera italiana del gas, quindi siamo sostanzialmente complementari alla filiera che ha rappresentato eh, il dottor Morigo. Eh, Merigo, quindi Asso Gas Metano, ma anche in qualche modo complementari in questo momento alla filiera elettrica, perché come sapete il 50% dell'energia elettrica è ancora fatta con il gas. Eh, dal nostro punto di vista, come stiamo mh, osservando diciamo, questa evoluzione delle politiche europee anche sul settore dei trasporti? Eh, io riprendo qualche spunto interessante della relazione del professore, del professor Boffa, la lezione introduttiva in cui lei giustamente ha presentato dei trend dicendo che i trend non sono mh, per loro natura positivi o negativi, sono dei trend, quindi le, la politica, le policy fanno sì che questi trend acquistino valore. Perché la politica? Perché la politica deve chiedersi se quel trend è funzionale al raggiungimento dell'obiettivo che la politica stessa si è posto. Allora, che cosa stiamo facendo? Perché stiamo facendo tutti questo grandissimo sforzo di riconversione industriale, ma non solo, anche di riorganizzazione sociale, direi. Lo stiamo facendo perché l'obiettivo è la decarbonizzazione, quindi la lotta ai cambiamenti climatici. Obiettivo sfidante, complicato, articolato, obiettivo su cui tutti siamo d'accordo, siamo tutti d'accordo che debba essere trattato con grande attenzione e grande urgenza. Il dibattito nasce sul come, perché ovviamente le ricette possono essere tante. Siccome noi siamo quella filiera che oggi è più in discussione, eh, Proxigas rappresenta le aziende che importano circa il 90% del gas che arriva in Italia. Quindi abbiamo vissuto, stiamo vivendo questa crisi complicata di questi mesi e ci permettiamo anche di darne una certa lettura, perché, mi, e il professore mi perdonerà per questa breve digressione, perché la sensazione è che si stia ritornando a fare lo stesso errore. Noi cosa abbiamo fatto qualche anno fa? Abbiamo detto, abbiamo ipotizzato un percorso di anche phase out del gas perché abbiamo immaginato che certe cose, in primis il potenziamento della generazione da FER, potessero avvenire in maniera più veloce e quindi abbiamo orientato la finanza, gli investimenti, non sul gas, li abbiamo orientati su altri investimenti, sulle FER, investimenti green. Cosa è successo? È successo che per far evolvere questa, la produzione di eh, energia elettrica da fonti rinnovabili in realtà è, ne è necessario più tempo. Ci siamo accorti che le cose non sono, non sono andate come noi avevamo immaginato potessero andare. Il risultato è stato che svegliatoci, svegliatoci tutti dopo la pausa Covid, le, eh, la domanda globale ha ripreso a crescere il gas, il mercato del gas è diventato corto, ma anche prima della guerra russa Ucraina. Quindi il tema è come abbiamo costruito noi Europa, perché noi stiamo cercando di fare da guida al mondo, quindi la responsabilità è nostra, noi abbiamo vogliamo fare da guida. Come abbiamo costruito questo percorso di transizione? Che giudizio possiamo darne? Beh, il giudizio rischierebbe di essere impietoso e io mi permetto di dirlo perché in questo momento di grave difficoltà la nostra responsabilità è dire anche le cose scomode, non si possono dire solo le cose comode. Le cose scomode quali sono? Sono che in questi due anni ci siamo straordinariamente impoveriti, abbiamo dovuto aggravare i nostri bilanci degli stati di costi inimmaginabili in altri momenti, a fronte di che cosa? L'Italia nel 2022 aumenterà del 10% le sue emissioni. Questo perché venendo meno il bilancio del gas, quindi essendo corti di gas, proprio perché non, non abbiamo più investito nel gas, eh, l'abbiamo dato come fonte superata, di fatto siamo stati costretti a tornare indietro, quindi a bruciare carbone, a bruciare combustibili più inquinanti. Quindi il risultato di un percorso di transizione mal pensato sottostimando una serie di criticità, ha comportato che cosa? Il fermo. Noi non siamo andati avanti, anzi siamo tornati indietro nel processo di transizione eh, energetica. Questa cosa somiglia molto a quello che stiamo purtroppo rischiando di fare anche in altri settori. Il divieto di alcune tecnologie, l'orientare, a me preoccupa quello che dice la, la, la collega di Anfia quando giustamente dice, noi prendiamo atto di che cosa? Di quel divieto al 2035 e quindi stiamo orientando. Quasi la totalità degli investimenti su una sola tecnologia. Ecco, questo deve veramente farci riflettere, perché in Europa si ragiona su divieti, quindi si sente parlare di, oltre che il divieto eh, di, di, di vendita dei motori a combustione interna interna, anche del divieto delle caldaie che oggi utilizzano gas, ma un domani poi potrebbero utilizzare altri combustibili. La logica del divieto e quindi. In altri termini, il puntare solo su una tecnologia è estremamente pericolosa. Eh, noi da questa crisi speriamo di uscirne più o meno in sicurezza e limitando quelli che sono i danni anche economici, ma dovremmo imparare una grande lezione che dice che per rendere un percorso resiliente dobbiamo diversificare. Noi stiamo facendo questo, stiamo diversificando le fonti russe. Diversificare, diversificare anche le tecnologie. Quindi il pensare che un'unica tecnologia possa essere la soluzione a nostra avviso, è molto preoccupante. Dopodiché a me fa piacere che il collega mi dica che la strada è quella perché il mercato ha già identificato quella strada, ma allora perché il divieto? Cioè se già c'è un mercato che esprime una tendenza, sicuramente il mercato farà... Uh, orienterà anche gli investimenti sulla base di quella tecnologia che risulta vincente per una serie di questioni e quindi a questo punto non è più necessario imporre dei divieti. Il divieto crea veramente delle, delle problematiche. Dopodiché io non sono espertissima di mobilità e quindi ringrazio ancora per il coinvolgimento. Sono andata a guardare un po' gli ultimi dati, quindi se non ho... Letto male, mi risulta che un solo veicolo su 10 di quelli venduti in Europa nell'ultimo trimestre sia elettrico. Quindi, ehm, adesso dobbiamo un po' ragionare perché il professore giustamente dice: L'Italia è un paese strano. Perché guarda un po': le macchine elettriche non si sono vendute negli altri paesi. Non è un paese strano, è un paese che ci sta dicendo qualcosa. I consumatori ci dicono sempre qualcosa. Ci dicono. Che probabilmente c'è un tema di accessibilità economica di quel tipo di tecnologia. Perché è vero che oggi non si comprano le macchine a metano perché il metano è caro, ma anche l'energia elettrica, purtroppo, non è a buon mercato. Quindi, il nostro sistema energetico ha un problema enorme di sostenibilità economica in questo momento. Allora, um, che cosa dobbiamo fare? Quindi diversificare. Quindi noi ci auguriamo in realtà che ci sia un grande ripensamento delle politiche europee. Purtroppo io mi devo augurare una forte discontinuità delle politiche europee, perché queste politiche europee non ci stanno, diciamo, aiutando in, in nessun, su nessun fronte, neanche sul fronte della, eh, della lotta ai cambiamenti climatici, purtroppo. Quindi il nostro auspicio qual è? Quello di diversificare. Ogni tecnologia ha degli aspetti... Sicuramente vincenti e ha dei limiti, noi dobbiamo tenere presente questi limiti. Anche la tecnologia elettrica, che sicuramente sarà performante, ha degli ampissimi spazi di penetrazione sulla mobilità, soprattutto urbana, comunque ha dei limiti: dei limiti legati al fatto che l'energia elettrica non è una fonte, è un, vet è un vettore, e quindi l'energia elettrica bisogna produrla in qualche modo. Quindi dobbiamo arrivare a produrla tutta in maniera eh, rinnovabile. Quindi, c'è un cammino importante da fare anche in termini di adeguatezza della rete, il, il, il tema dell'infrastruttura non è banale, quindi c'è da costruire. Dopodiché bisogna essere coerenti, da una parte l'Europa ci dice sviluppiamo tanto biometano perché il biometano è una fonte rinnovabile, diceva Flavio addirittura ha un impatto eh, negativo perché assorbe, no? quindi assorbe emissioni, chi meglio del biometano potrebbe essere diciamo, il combustibile eletto? Eppure questo slancio, questo sforzo che noi faremo sul biometano onestamente è incoerente rispetto al divieto di poter usare quello stesso biometano nelle, dove? Nei motori a combustione interna, nelle caldaie che poi verranno messe in discussione e così via. Quindi la coerenza di questo disegno onestamente in molti passaggi viene meno. Quindi coerenza, diversificazione, guardare agli impatti industriali, quindi sicuramente a che cosa, qual è l'impatto sociale, economico sulle filiere produttive. Dopodiché dobbiamo anche pensare che non siamo da soli al mondo. Quindi sicuramente la Cina ha scelto la mobilità elettrica, ma mh, questo mondo sarà abitato da altri due miliardi di persone da qui al 2050. Onestamente crediamo che ci sia una grande fame, ci sarà una grande fame di energia, grande necessità di muoversi, di spostarsi, di, di crescere. <coughs> Questa crescita non potrà essere soddisfatta tutta da veicoli elettrici, evidentemente. Quindi lo spazio per molte altre tecnologie ci sarà, ci sarà anche in altre parti del mondo. Quindi laddove ci sono delle eccellenze, laddove ci sono delle filiere industriali importanti, onestamente devono essere valorizzate e protette. Quindi la scelta della neutralità tecnologica che non è... Eh, alcuni diciamo in questi anni purtroppo abbiamo dibattuto molto e, e in maniera forse polarizzata e poco produttiva sul dire la neutralità non è una scelta, una scelta, non è, servono scelte coraggiose. Io credo che la scelta più coraggiosa che si possa fare in questo momento è dire che. Eh, dire di lavorare e rispettare il principio della neutralità tecnologica, perché stante le enormi incertezze che avremo davanti da qui a qualche anno, da qui a qualche decennio, incertezze che riguardano la politica, riguardano le materie prime, riguardano il contesto della globalizzazione, la tecnologia. Quindi l'unica cosa che noi possiamo fare in maniera saggia e responsabile è invece perorare il principio della neutralità tecnologica. Altre scelte a, no, a nostro avviso, al nostro punto di vista rischiano di essere fortemente eh, pericolose, sicuramente non attente e non responsabili. Grazie. Eh, benissimo con questo intervento si chiude la nostra tavola rotonda, direi che hanno avuto spazio tutte le voci e tutti, e tutti i punti di vista, quindi certamente per chi ha avuto la pazienza di seguire tutto questo evento avrà elementi di informazione e di riflessione direi il più completi possibili. Conclude eh, questa iniziativa la conclusione di, del dottor Perrella della segreteria tecnica del Dipartimento energia e clima del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Prego, metterlo in... Del, e non si sente? Partecipanti, eh, con, con affetto, tantissimi di voi ci conosciamo da tanti anni e lavoriamo insieme, eh, collaboriamo beh. insieme sul il settore dell'energia per cercare di contribuire insieme, ognuno dal proprio ruolo allo sviluppo del, del paese, alla decarbonizzazione del paese in particolare negli ultimi anni. Eh, oggi ehm, avete parlato del settore dei, dei trasporti, ci sono state delle relazioni eh, autorevoli, io ho avuto un'anteprima del, delle slide di presentazione e ho trovate eh, particolarmente interessanti ehm, in modo particolare quella del professor Boffa, per, perché tratta la, 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 la questione del del, dei trasporti anche da angolature diverse, eh, dal, da come noi siamo normalmente abituati a vederli. E' molto incentrato anche su alcuni aspetti comportamentali, che anche secondo me sono fondamentali per poter traguardare questi obiettivi così ambiziosi che ci stiamo dando nel corso di questi, di questi ultimi anni in questo settore e negli altri settori, ma in questo settore ancora di più, perché senza dei cambiamenti dei comportamenti dei singoli, di ognuno di noi, difficilmente riusciremo a, a raggiungere questi, questi target. Eh, alcuni aspetti poi certo vanno tarati meglio sulle realtà nazionali, quello dei taxi a guida autonoma che magari in altri paesi come l'America... Eh, riescono ad avere sicuramente un, uh, uno sbocco e una facilità di essere di accettazione. Ehm, anche perché lì il settore dei taxi è in mano a grandi compagnie che gestiscono dei, dei guidatori e grandissime flotte e quindi è più facile sostituire un guidatore con uh, un taxi a guida autonoma. In Italia credo che sia un po' più difficile. Ci metteremo sicuramente un po' più di tempo e ci vorrà sicuramente un po' più, più di tempo perché voi tutti sapete e quanto è difficile riuscire ad incidere nel settore dei taxi anche soltanto per aumentare il numero delle licenze a disposizione del paese e per, per in 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 indurre un rinnovo delle flotte, delle auto, dei taxi nel nostro paese che spesso sono anche di, di decine di anni. Abbiamo un certo numero di taxi nuovi, altri invece che sono obsoleti e andrebbero sicuramente cambiati con taxi eh, ormai elettrici io direi forse una delle cose sicuramente da fare era eh, dovrebbe essere per il futuro impedire eh, taxi che girano per le città che non siano elettrici assolutamente eh, vedremo dal prossimo parlamento il prossimo governo cosa eh, avrà in mente su, su questi settori però eh, credo che eh, in, lì dove è già possibile elettrificare il settore dei trasporti e, e dove ci sono talmente tanti chilometri che vengono percorsi da queste auto ogni giorno e l'impatto è talmente grosso, credo che senza indugi bisognerà passare alle, alle auto alle auto elettriche ehm, dicevo, abbiamo davanti a noi delle sfide enormi, voi l'avete raccontate, declinate nei diversi aspetti, dalla parte petrolifera c'è una per la parte, cioè, cioè, cioè parte dell'elettrificazione i colleghi di elettricità futura, per la parte dei trasporti ehm, anche a, a gas, con ehm, i colleghi di Assogas Liquidi e Assogas Metano. Eh, quindi ognuno, eh, ogni settore, ogni comparto dovrà eh, utilmente contribuire a, a, a raggiungere questo, questo obiettivo importante che ci stiamo dando e che stiamo continuamente aumentando passiamo dal, da, dagli obiettivi del PNIEC che erano già abbastanza sfidanti e difficili, ai nuovi obiettivi del Fitro 55 e adesso i nuovi obiettivi in cui bisogna aggiungersi anche il Repower EU. Eh, sfide enormi, eh, sfide che eh, ci impongono di rivedere eh, rapidamente ormai, ehm, anche perché si è insediato il nuovo governo e adesso abbiamo... In questi giorni stiamo avendo i, le, le prime direttive dal, dal governo e dal nuovo ministro sulle politiche da implementare nei prossimi, nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Um, Una delle cose che dovremmo fare a breve è quello dell'aggiornamento del PNIEC. È previsto per giugno del 2023 e quindi eh, ne, nei prossimi mesi dovremmo eh, procedere mh, rapidamente a di creare il, il gruppo di lavoro interministeriale interenti che aveva lavorato qualche anno fa nella predisposizione del primo PNIEC e ehm, con la guida appunto del nuovo Ministero, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ehm, eh, cominciare e a, a rielaborare il, il, questo nuovo aggiornamento del PNIEC. Eh, certo, ehm, tenendo conto che le sfide sono ancora più impegnative e ancora più ehm, eh, ambiziose, eh, per il settore dei trasporti, eh, dalle da, da prime indicazioni, da prime così, macro girate che stiamo facendo sui nostri scenari, ehm, abbiamo visto che il target dovrebbe arrivare a oltre il 38% di, di, di fonti rinnovabili nel settore dei trasporti. Quindi, questo significa che eh, significa che eh, dovrà proseguire la, lo sviluppo e la diffusione della, delle auto elettriche nel nostro paese, eh, ben oltre i 6 milioni di auto previste nel precedente PNIEC, e, e contemporaneamente però eh, bisognerà eh, avere un contributo forte anche delle altre filiere, in particolare dei biocarburanti, biocarburanti avanzati del biometano e in prospettiva arriveranno poi anche gli e-fuels. Il passaggio importante è, è, è proprio questo, diciamo una visione un po' più eh, eh, aperta, eh, multifocale, sicuramente guardiamo con grandissima attenzione e continueremo a promuovere, come dicevo, l'elettrificazione del settore dei trasporti, ma non solo quello, non sarebbe sufficiente e quindi eh, insisteremo con la promozione dei biocarburanti, in particolare anche con quelli in purezza, che sono drop-in e che al 100% permettono da subito di decarbonizzare settori importanti come quelli del trasporto pesante, degli autobus o, o anche del, del trasporto marittimo. Quindi c'è la necessità di eh, avere un giusto contributo da tutte le diverse filiere. Eh, che possono utilmente, utilmente contribuire. Eh, credo quindi che il messaggio che, che, che vogliamo dare è, ehm, è questo, che eh, bisogna allargare l'orizzonte, eh, bisogna guardare anche al bio GPL bisogna guardare a nuovi a nuovi prodotti che le nuove tecnologie stanno producendo stanno mettendo a disposizione alcuni ancora nella fase di, di prototipi con impianti, impianti pilota che devono passare a impianti dimostrativi e poi a, a venire sul mercato eh, molto molto rapidamente perché appunto abbiamo bisogno del contributo di tutti per eh, per traguardare questi questi obiettivi così ambiziosi eh, la cosa che vi chiedo è di continuare a come avete fatto ottimamente finora come associazione come AIE a, in, a, a lavorare a in, investire su questo tema e a fornire dei contributi tecnico-scientifici rilevanti come quelli che avete sempre fornito perché eh, anche noi al Ministero abbiamo bisogno degli input tecnici da parte di esperti da parte di di scienziati, di professori, di, di esperti della materia che ci possano in qualche modo tenere aggiornati, tenere eh, informati sullo eh, stato dell'arte, delle tecnologie e sui potenziali sviluppi delle nuove tecnologie che possono essere di cambiamento eh, e favorire un più rapido passaggio verso la, la decarbonizzazione totale del settore dei, dei trasporti. Eh, quindi il messaggio che volevo dare essenzialmente è questo. Uh, a, a, tutti insieme possiamo contribuire, dobbiamo contribuire a decarbonizzare l'economia, a decarbonizzare il settore dei trasporti e con l'aiuto di tutti, eh, di tutti voi ce la possiamo fare sicuramente. Vi ringrazio per l'attenzione, vi saluto. Grazie. Ecco, con questa conclusione del dottor Perrella si chiude questo convegno. Io voglio innanzitutto ringraziare il professor Boffa per la sua introduzione, tutti i partecipanti al panel per i contributi che hanno dato e a tutti voi per l'attenzione con cui avete seguito voi in presenza e molti di più che sono in remoto hanno seguito questo convegno. Grazie a tutti e buona serata. Grazie, grazie.